Allora, poi comunque avremo tempo magari alla fine. A Giancarlo, Giancarlo. Io volevo ringraziare il professor Malanga non solo per la sua presenza qui e per quello che ci darà, ma di cuore per quello che lui è stato ed è tutt'oggi, una persona autentica, pura e integra, una persona che ha sempre perseguito e seguito il suo pensiero senza deviare in base a un mero interesse. Quindi il mio augurio per tutti voi oggi è che non solo apprendiate da ciò che lui vi spiegherà, ma prendiate esempio da quello che lui è come persona, perché ci fossero più persone come lui, sicuramente vivremmo un mondo più semplice. Non voglio dire un mondo migliore, perché poi altrimenti entriamo nel mondo felice, non è utopia, che è un'altra cosa. Quindi vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, noi con i libri ci saremo tutto il giorno fino a stasera, quindi siamo lì a disposizione e per qualunque cosa non esitate a chiedere a noi dello staff. Ancora grazie e buona giornata. Vediamo di cominciare questa piccola maratona, se così si può dire, su questa cosa che ormai la gente, insomma, lo sa, si chiama TCT, Triade Color Test, e ne identificheremo i passi più importanti. Per saper fare un Triade Color Test bisogna avere anche una pallida idea di come è fatto l'universo, perché il Triade Color Test è una simulazione mentale e queste simulazioni mentali siamo noi i creatori di questa cosa. Nel nostro cervello c'è un punto dell'eventuale in cui questa cosa accade, e quando noi la facciamo accadere questa cosa diventa in qualche modo realtà, per cui è necessario per un attimo, almeno nella prima parte di questo seminario, dare delle indicazioni su come è fatto un po' l'universo, perché dire che l'universo è un ologramma, dire che l'universo è finto, non si capisce come lo vedo, tocchi, la cosa. Bisogna dare un'indicazione di cosa vuol dire finto, innanzitutto. E allora non cerchiamo di farlo. Ecco, questi sono alcuni degli argomenti che cercheremo di trattare. Dunque, ovviamente gli aspetti storici, perché non è che io un giorno mi sono svegliato durante la notte e mi è venuto in mente il TCT, non è stato così. Io ho cominciato, quasi tutti lo sanno, sicuramente, a interessarmi di uno strano fenomeno che era quello del fenomeno delle attenzioni, e quindi mi serviva una tecnica per non tanto studiare il fenomeno adduttivo, che questo noi lo sapevamo, lo capivamo, l'avevamo compreso, eccetera, ma cercare nella mia mente di allora di tirar fuori il cosiddetto addotto, cioè la persona che dice di avere delle interferenze aliene, da questa problematica. Questa poteva essere una problematica mentale, cioè poteva essere finta, poteva essere vera. Il problema non si poneva, si poneva il come fare a risolvere questo problema. Non ci aveva mai pensato nessuno. È da lì che nasce tutto quanto. E gli aspetti evolutivi, secondo punto, ci permettono di dire che noi non siamo partiti subito con una cosa che si chiama Triade Color Test, siamo partiti da lontano, e lo vedremo brevemente, attraverso un processo che ha migliorato sempre di più questa tecnica, portandola in fondo ad ottenere dei risultati che erano risultati ben lontani da quello che noi avevamo pensato, cioè hanno superato le aspettative. È un po' quindi il problema che si è risolto, come dire, come gli astronauti che vanno sulla Luna, ammettendo che gli astronauti siano mai andati sulla Luna, ma quello che succede quando gli astronauti sono andati sulla Luna la prima volta e sono tornati, la NASA 2 mesi dopo ha licenziato 2.000 persone. Queste 2.000 persone, che è fallita, queste 2.000 persone si sono rigenerate nel mondo del lavoro americano e sono andate a costruire delle meravigliose lavatrici. Cioè, sembra strano, ma la tecnologia sviluppata per andare sulla Luna è servita per fare lavatrici. Cioè,
Noi abbiamo cercato di sviluppare una tecnica che serviva per risolvere il problema dell'invasione aliena su questo pianeta, che sembra già una risoluzione gigantesca, e poi alla fine abbiamo capito come eravamo fatti. Come al solito, per il secondo punto, non si può studiare l'alieno se prima non capisci come si fa. Ebbene, dall'analisi del sé all'evoluzione del sé. Sì, perché il test, nella sua originaria forma, si trovava a creare color test. Non c'era dinamico, non c'era flash. Te vedevi le cose nella tua testa, io ti dicevo, devi vedere delle cose nella testa, fate così, così e così. In un minuto e mezzo tu avevi la fotografia di chi sei. Siccome questa fotografia però rappresentava esattamente il tuo stato psicoanalitico, con una facilità di comprensione che non era data da un test, da una macchina, da un numero, da un psicologo che te lo interpretava, lì non c'è niente da interpretare, ci sono 3-4 numeri, se sono così, sei così. Quindi qualunque persona che cerca di interpretare il tuo tricolor test, te stesso, te lo interpreterai sempre nello stesso modo. Non c'è nessuna possibilità di errore mettendo il test nelle mani interpretative di un altro. Allora, siccome questa cosa funzionava, puoi vedere che si poteva modificare la posizione, i colori, delle cose che ti dicevo di immaginarti nella testa, e questo cambiamento all'esterno sarebbe diventato un cambiamento nella tua vita, nella tua realtà. Cioè, te potevi essere pensarla in un certo modo, credere che l'universo fosse fatto in un certo modo, agendo con il tuo DCT, sul tuo test interno, tu modificavi te stesso. Questa è una cosa che c'è anche scritta in alcuni manuali, pensate, di grafologia. La grafologia, per chi avesse l'idea che si tratta di una cosa da novella 2000, non è così. La grafologia o la grafometria, insomma, ancora più complicata, sono studi su come tu muovi la mano in un processo, in un cammino grafico che si evince in un pezzo di carta. E quando il grafologo vede che tu hai un modo un po' schizofrenico di scrivere, perché hai delle problematicità psicomotorie dovute a una tua non perfetta armonia con il tuo corpo, ti dice: prova a scrivere in modo diverso, prova a scrivere così. Il cambiamento della scrittura ti cambia anche il carattere. È qualcosa che noi facevamo all'interno del DCT, l'evoluzione del sé. Te potevi evolvere lavorando sul tuo DCT. Il DCT è un metodo archetipale per ricordare chi siamo. In questo universo noi non dobbiamo imparare niente, perché noi sappiamo già tutto. Solo che non sappiamo di saperlo. Questa è la fregatura. Quindi non esiste che te vai all'università o alle scuole medie o alle scuole superiori o dove te pare e c'è un insegnante che ti insegna una cosa. L'insegnante al massimo ti può facilitare il processo di acquisizione del ricordo di te. E questo, se l'insegnante non lo sa, l'insegnante diventa un pessimo insegnante, perché crede ancora di essere un insegnante. Siccome l'universo non è duale, ma è fintamente duale, la realtà virtuale che noi vediamo oggi ci sembra duale, buoni, cattivi, acceso, spento, pieno, vuoto, non è così. Quindi non c'è né il discepolo né il maestro, ma i ruoli di un'aula si compenetrano. Tutti siamo la stessa cosa. E voi imparate da me? No, io vi aiuto a ricordare qualcosa. Se voi, quindi io ho un ruolo passivo, non un ruolo attivo. Se voi volete imparare questo qualcosa, lo potete fare guardando e poi ragionando dentro di voi. Io in automatico, a specchio, rivedrò la stessa cosa, e tutte le volte che magari facciamo una conferenza io imparo qualcosa semplicemente perché sono qui e mi viene in mente delle cose che stando a casa non mi verrebbero in mente, e questo non perché mi vengono in mente a me, ma perché qualcuno le sta pensando e me le comunica inconsapevolmente.
Quindi facciamo parte tutti di uno stesso grosso macchinario olonico che in qualche modo si muove nell'universo. Noi non siamo tanti, noi siamo uno, ma crediamo di essere tanti. Il TCT aiuta a risolvere questa problematica. È un metodo archetipale, cioè funziona sugli archetipi. Cosa sono gli archetipi? Gli archetipi sono degli operatori matematici. Detta così, un operatore ermitiano lineare. Cioè, complicato, no? Sono delle operazioni, più, meno, per, diviso. Non è che c'è granché di operazioni nell'universo, no? Bene, questi operatori dipendono dalla tua coscienza e dalla tua consapevolezza. Se tu credi che esistano le quattro operazioni, penserai che gli operatori sono quattro. Se tu credi che esistano milioni di operazioni, esisteranno milioni di operazioni. Quindi la tua coscienza stabilisce il numero di operatori, ma dentro le istruzioni del nostro DNA, si potrebbe dire così, ci sono sempre un numero preciso, perfetto, fisso di vere e proprie ed uniche ed irriducibili, scrivete così, in matematica, operazioni. Non ne parleremo. Ma si potrebbe stabilire che questo numero di operazioni matematiche, mano a mano te hai più consapevolezza di te, diminuisce. Fino a che te non ti rendi conto, attraverso la tua consapevolezza, che c'è una sola operazione matematica con la quale è stato creato l'universo. Una. Il piano speculare. Cioè la creazione di un'immagine di te. Che si può dimostrare questa cosa. Non è compito nostro, ma pensate, mentre invece, non so, i cinesi pensano sostanzialmente che siano 64 gli operatori, loro non se ne rendono conto, ma c'è una formula matematica che stabilisce quanti sono questi operatori. Magari nella civiltà occidentale pensiamo che gli operatori siano 22. E vedete che ritroviamo questi numeri negli archetipi delle carte da gioco, 22 tarocchi, 64 vicine e così via. Ma man mano che la civiltà aumenta, noi ci rendiamo conto che le cose si semplificano con la consapevolezza. Tu credi che una cosa è complicata solo perché non ne hai consapevolezza. Quando la cosa ti diventa semplice, vuol dire che hai capito come è fatta. Quindi è al contrario. Non è che più cose capisci, più ti si complicano le forme. È tutto al contrario, questo ti serve per capire il tuo TCT. Risoluzione del problema della separazione. Certo, perché in più siamo, meno abbiamo capito. Sostanzialmente più siamo, più operazioni vedi, matematiche, fisiche, geometriche, più variabili. Noi siamo, ognuno di noi è una variabile del sistema. Più variabili vedi, più l'equazione matematica che descrive questa stanza è complicata, ma man mano che tu comprendi che siamo una cosa sola, l'equazione matematica si diventa più semplice perché l'evoluzione di un solo parametro, noi, non 160 persone o quanti siamo che fanno questo casino, 160 parametri, ti immagini che casino? Quando te hai capito che questi 160 parametri, nel sembrare che si muovono ognuno per i cazzi suoi, in realtà seguono una regola precisa che è una sola, è fatta. E la risoluzione del problema della separazione è legato al fatto che noi abbiamo un problema da risolvere. Qual è il nostro problema? Uno solo, tutti gli esseri consapevoli e coscienti di questo universo hanno un solo problema, la separazione. Noi siamo qui per comprendere solo questa cosa, in tutti i miliardi e miliardi di formule, di modi di fare, c'è solo la separazione. La separazione da un libro, la separazione da un genitore, la separazione da un compagno, la separazione da un pelo della barba. Il tuo problema è la separazione. E questo accade perché proprio l'universo è fatto così. L'universo è fatto in questo modo. Noi siamo venuti qui perché siccome la nostra coscienza era unica, la coscienza ha bisogno di comprendere chi è. Nel tentativo di comprendere chi è, ha deciso di dividersi. E quindi deve studiare la separazione. Ma nell'istante in cui la esperienza della separazione è fatta, te comprendi che non era necessario fare l'esperienza.
ma devi fare per forza per capire che cos'è la separazione, perché se no non capisci che cosa sei te, il contrario della separazione. Quindi noi tutti, nella nostra realtà, ci stiamo ricordando che un giorno la coscienza si è separata. Ce lo stiamo ricordando. Ma sul piano della realtà virtuale, questa cosa ci appare nella vita quotidiana come una separazione che noi non siamo in grado di sopportare. E il comportamento umano è simile al comportamento delle particelle subatomiche. Siamo uguali. Tutto viene visto come qualcosa che si separa e che si unisce, che si separa e che si unisce. Non c'è nient'altro, nient'altro. Mi sono ammalato, sono separato da uno stato di sanità. C'è tutta una separazione. L'analisi della realtà virtuale è proprio questa. Attraverso dentro di noi, noi riusciamo a comprendere e a ricordare chi siamo. Nell'istante in cui ci ricordiamo chi siamo, ci ricordiamo anche come cavolo abbiamo fatto questo universo. Te riapri gli occhi e capisci perché l'universo ti appare così, perché c'è il giorno e la notte, perché ci sono tante persone, perché ci sono tanti universi, perché l'hai fatto te e te lo ricordi. Nell'istante in cui te lo ricordi, te diventi integrato. Poi vedrete che se uno non si integra sono problemi. Sì, volevo dire grazie a Mario, no? E mi dite anche uccelli senza zucchero. Esatto, qualcosa di esatto. Allora, l'analisi della realtà virtuale. L'unificazione con la realtà reale. Noi torniamo a essere quello che eravamo prima. Attraverso cosa? Il cervello e lo ZBI. Che cos'è? Il cervello, lo sappiamo tutti, è un pezzo di carne che si muove. Il pezzo di carne non fa niente se dentro non c'è qualcosa che ti dice cosa fare. E lo ZBE è lo Zero Point Energy, che vedremo ora come cavolo funziona. Oh sì, tutto quello che io dirò ovviamente oggi è sicuramente descritto anche meglio in questo testo che è fresco di stampa in qualche modo, che mi è stato chiesto in qualche modo di scrivere, perché poi verba volant ma scritta male, nel senso che fra un milione di anni qualcuno ritroverà uno di questi libri e dirà: guarda, c'era uno che a quel tempo lì, che strani questi esseri umani di una volta, no? Ecco, allora l'ho fatto perché questa cosa insomma potesse passare ai posteri, non perché io debba insegnare qualcosa a qualcuno. Io non sono uno scrittore, a me non mi piace proprio scrivere. A me semmai mi piace di più parlare, tanto è vero che la mia difficoltà nello scrivere è che io scrivo come parlo. Quindi la mia sistemazione espressiva, scrittoria, non è corretta, perché io metto le virgole, per esempio, dove penso che la gente si debba soffermare, fare un respiro e poi continuare a leggere. Quindi non metto per esempio le virgole dove tecnicamente e grammaticamente andrebbe omesse, ma in un altro modo. E a volte quando qualcuno corregge le cose dice: ma queste virgole qua, cioè, c'è stato qualcuno che mi ha scritto e mi ha detto: ma lei le virgole le mette male, giuro, c'è stato qualcuno, più di uno, che mi ha detto, e io le voglio mettere lì. Ecco, quindi non prendete appunti, perché sapete che comunque lì sopra c'è scritto tutto. Eccoci qua. L'universo è fatto così. Allora, il nostro cervello vede l'universo così. Come ce ne siamo accorti? Ce ne siamo accorti dopo 25 anni di ipnosi, mettendo in ipnosi le persone, e abbiamo compreso che la struttura del processo mentale prevedeva che il soggetto in ipnosi vedesse un universo utilizzando spazi e colori archetipali. In questo contesto, il nostro cervello vede l'universo diviso in 8 ottanti, sezionati da 3 assi, 6 semiassi colorati, con quei colori lì che non sono messi a caso, sono messi in un modo particolare. Noi viviamo
in questo settore qua, questo cubetto azzurro qui, noi siamo qui, qui c'è l'asse della energia, il nostro cervello gli dà il colore verde, il nostro cervello pensa che l'energia debba essere verde, rosso lo spazio, blu il tempo che va in quella direzione, lì c'è il passato, il tempo futuro sarà giallo, che è il contrario del blu, l'anticolore. Andare indietro è ciano, che è l'anticolore del rosso. L'energia elevata, quindi non quella bassa, quella alta, è magenta, questo strano colore che secondo me è un po' indefinito a miei occhi, poi figuriamoci. Questo è come il cervello vede, un cervello però di una persona tra virgolette sana. Cosa vuol dire sana? Vuol dire che tu appartieni alla maggioranza degli esseri umani, non vuol dire altro. Cioè, se questo pianeta fosse fatto di persone che il 99,9% ha il cancro, avere il cancro vorrebbe dire essere sani. Quindi cosa vuol dire essere sano? Vuol dire appartenere alla maggioranza degli insieme, non vuol dire altro. Secondo Hillman, lo stato di Hillman è un psicanalista molto bravo, moderno, seguace e miglioratore delle idee di Jung, secondo Hillman lo stato di sanità è in realtà un livello di malattia. Quindi anche essere sani è come essere malati. C'è una malattia particolare, sei sano. Ok? Per dire, no? Per dire la differenza tra maschio e femmina non è mica facile sapere che cos'è, che differenza c'è tra un maschio e una femmina, te potresti dire l'estetica, no? In generale, e che femmine fanno i figli, non è vero neanche questo, perché nella realtà di tutti i giorni ci sono degli esseri che cambiano sesso a seconda dei bisogni della loro specie, cioè non è facile stabilire chi è più, chi è meno, proprio perché la realtà duale non c'è. Ma il fatto di rendersi conto che il nostro cervello era fatto così ci permetteva di fare un sacco di cose nella stanza mentale. Ma la stanza mentale dov'è? Che cos'è? Mi invento una scena, sono a occhi chiusi, mi sto immaginando di essere, di camminare su una spiaggia, senza scarpe, e quindi i piedi sentono il calore e la ruvidezza della sabbia. Detto così, io ho innescato un processo che mette in funzione il processo auditivo, visivo e cinestesico mio interno. Io sto simulando dentro di me una realtà. Questa realtà, che si potrebbe dire la realtà virtuale del computer, no? Un computer all'interno della testa, è vera o è finta? E dove si trova la stanza mentale? Vedete? È una simulazione. Io posso immaginarmi, e poi mi immaginerò, tre sfere, che sono quelle lì, che saranno i protagonisti del Clear the Color Test. Ma esistono veramente? Io dove sono dentro quella stanza? Queste sono le domande fondamentali che uno si chiede, no? Si chiede. Vedremo che questa cosa qui ha una sua ragione di essere. Localizziamo la stanza. Allora, come vedete, c'è con le nuove risonanza magnetica nucleare, con l'electron proton resonance, tutte queste new technique of imaging del cervello, si riesce a fare un certo numero di studi. Poi chiaramente il computer dà una risposta colorando le cose, perché il colore l'essere umano lo vede, lo usa bene, e noi lo usiamo all'interno del PCT come uno strumento potentissimo che rappresenta la simmetria dell'universo. Vedrete, il colore e la simmetria dell'universo sono la stessa cosa, è incredibile. Cioè, te puoi essere un negro del Bangladesh non avendo studiato fisica quantistica, ma io so che tu dentro il tuo cervello immagini i colori con le istruzioni della simmetria dell'universo, anche se tu sei una formica o un alieno, uguale. E certo, l'hai fatto te l'universo, te non te ne rendi conto, ma dentro di te ci sono tutte le istruzioni. Allora guarda qua,
si vede chiaramente che quando qualcuno si mette lì e fa quella cosa che si chiama meditazione trascendentale, che è stata un po' scoperta, inventata, portata alla luce da Maharishi Mahesh, che era sì uno yogi indiano, ma era anche un professore di fisica quantistica all'Università americana, quindi sapeva dove metteva le mani. Vedete che a un certo punto, durante la simulazione, cambia la attività del cervello. Perché cambiano i colori? Sostanzialmente alcune zone del cervello vengono irrorate di più dal sangue e attraverso queste tecniche di immagine si vede questa differenza e si vede che cosa lavora di più. E quello che lavora di più è questa cosa qui, il talamo, vedete? Questa cosa qui sta al centro del cervello. Gli egizi lo chiamavano l'occhio di Horus, poverino, vedi che è uguale. È la stessa cosa, probabilmente nel caso gli egizi sapevano molte più cose di quanto noi non immaginiamo e molte se le erano anche dimenticate. È evidente che noi nel corso degli studi che facevamo quando studiavamo i problemi delle adduzioni non potevamo non notare che il microchip attraverso la rottura dello sfermoide, il microchip alieno, veniva introdotto in prossimità di questa zona del cervello chiamata l'occhio di Horus. Ci sarà un motivo, no? Ma al di là di questo, noi pensiamo che il cervello funzioni così. Come tre antenne. Le antenne toroidali sono quelle che sostanzialmente sono anche identificate come parabole. Cioè una parabola come quella che qualcuno di voi avrà messo sul terrazzo per guardare il satellite, la televisione, no? C'è un punto davanti che in qualche modo un fuoco ha a che fare con la parabola. Allora noi abbiamo tre ghiandole fondamentalmente, che sono la pineale, la pituitaria e la carotidea, che sono poste nel nostro cervello, nel nostro cranio, tranne la carotidea che è fuori qui, in modo da corrispondere, diciamo così, all'interno del nostro cervello a zone che sembrano essere la parabola di un'antenna. Ma tutte e tre la pineale, la pituitaria e la carotidea, che sono questi puntini lassù, quelli in alto, passano attraverso un unico fuoco che, guarda caso, è questo posto qui, l'occhio di Horus. In altre parole, la pineale, la pituitaria e la carotidea sembrano sensibilizzarsi al campo elettrico, al campo magnetico e al campo gravitazionale. Questo si vede chiaramente anche dagli studi medici, perché chi abita vicino a delle forti tensioni elettriche come il tralice eccetera eccetera diviene il tumore alla tiroide, chi ha problemi di gigantismo o di nanismo ha dei problemi della pituitaria, quindi sente la gravitazione della Terra in modo sbagliato e chiaramente la pineale di tutto di più sul campo magnetico variabile, dai telefonini a tutto il resto. Quindi sono quelle tre cose che ti fanno vedere gli unici vettori descrittori dell'universo, che sono il campo elettrico, il campo magnetico e il campo gravitazionale. Sostanzialmente che sono lo spazio, il tempo e l'energia. Sostanzialmente sono questi tre punti fondamentali. Ma, e qui si vede ancora meglio, durante la meditazione trascendentale, dall'inizio a un certo punto ti si illumina l'occhio di Horus. Fai tutta la tua bella meditazione e quando hai smesso, quello si spegne. Ecco, secondo noi, quello è il punto fondamentale dove tu collochi la tua stanza. La tua stanza è lì dentro. E in quell'istante lì dentro, dove te vedi le cose, agisci sul campo elettrico, sul campo magnetico e sulla gravitazione, cioè su quei tre unici parametri che descrivono la realtà virtuale esterna. Tu stai costruendo la tua realtà virtuale. Cosa diceva Jung? Non c'è nessuna differenza tra le cose immaginate, ma per di realtà, e le cose viste esternamente. Cosa dice Costlin, un altro neurofisiologo? La zona del cervello che prevede e che costruisce quello che tu vedi, questa stanza come una stanza, è la stessa zona del cervello che te a occhi chiusi te la puoi rimaginare. Quindi, quello che vedi all'esterno e quello che vedi all'interno, costruito, hanno per questi signori, neurofisiologi, tutte
in tutti e due lo stesso livello di realtà. Qualsiasi sia questo livello, è lo stesso livello. Bene, almeno sappiamo quando facciamo questo discorso quello che accade. Ma c'era bisogno di rompere le palle a Cosmin per sapere questa cosa? No. Perché noi lo sappiamo. Questo è il lavoro scientifico che viene fuori in un'importante rivista scientifica, dove si chiede alle persone di diversa razza, natura, sesso, genere, cosa, secondo te la tua coscienza dove sta? E il 90% della gente risponde così. Vedi? Hai messo, senza sapere niente, neanche di risonanza magnetica nucleare, neanche di occhio di Horus, neanche di pineale, pituitaria e procidea, hai messo gli assi dove sono. Vedi che te sei il creatore dell'universo. Possibile che il 3% più il 3,4%, perché sono le persone che lo mettono generalmente nella testa ma non danno indicazioni precise. Quindi insomma, praticamente l'86% delle persone sa esattamente dove succede. Quel poco 1% di persone che mette il centro della coscienza qui è un 1% di persone, quelli del lavoro non si rendono conto, che si stanno vedendo da fuori. Allora quando te ti vedi da fuori, in qualche modo può succedere, cioè te ti guardi, è come se tu, la tua testa ti guardasse te stesso, e allora accade questo slittamento di il centro della realtà, che si chiama zero point energy, e poi vediamo perché, viene traslato. Ma sostanzialmente, quindi diciamo che il 90% delle persone sa esattamente dove è la coscienza, sa esattamente dove tu stai costruendo quella tua immagine che sarà quella del TCT che ti stai facendo. Zero point energy. Lo zero point energy è un punto dove l'energia è zero. L'energia zero vuol dire campo elettrico zero, campo magnetico zero, gravitazione zero. Cioè l'unificazione delle forze, dei campi, è zero, tutto zero. Se io costruisco una macchina che mi fa uno zero point energy e ne costruisco due, queste due macchine costruiranno due zero point energy, cioè due punti che sono sostanzialmente uguali. Due punti uguali o due punti identici? Non ci sono due punti identici, c'è un punto solo. Perché due punti, l'identità è una cosa sola. Allora quello che succede in uno dei due ipotetici zero point energy succede anche nell'altro. Teniamolo presente, perché quando io costruisco nella mia testa una sensazione, questa sensazione, se un altro sta facendo una meditazione a distanza dello stesso tipo, gli verrà proiettata nella testa, perché esiste un solo zero point energy in tutto l'universo ed è l'unico punto vero, reale, che esiste, di realtà reale, non virtuale come quella che viviamo ora. La realtà reale non è misurabile, non ha né spazio né tempo né energia, è totalmente non locale. Non è come ci appare ora, un ologramma duale. Quindi la realtà virtuale è sostanzialmente legata a due concetti fondamentali, specchio ed entanglement. Che cosa vuol dire? Quando io mi correlo ad un altro, se è vero che noi siamo tutti la stessa cosa, l'altro sono sempre io. E questo concetto ci appare strano, ma io come? Allora guarda, io mi correlo con Tizio e con Caio. Caio dice che io sono buono, Tizio dice che io sono cattivo. E io mi sto specchiando con due specchi che mi danno informazioni diverse. C'è qualcosa che non torna. Che cosa vedi nell'altro? Nell'altro vedi quella parte di te che non è armonica.
cioè quella parte di te che te da dentro dovresti risolvere, ma che non sei capace di risolvere. Allora tu, che sei il creatore dell'universo, ti costruisci una situation comedy esterna che ti dimostrerà: guarda qui, è questa la parte di te che è sbagliata. Quindi due soggetti possono vedere di te due parti differenti, due aspetti diversi di te, con i quali tu ti stai correlando per cercare di capire come sei fatto. Lo specchio prevede anche un concetto fondamentale. Se questo universo è un universo non duale, ma fintamente duale, noi siamo qui per capire la dualità, per poi dire siamo il contrario, la dualità è comunque una manifestazione che dobbiamo comprendere, perché quando l'abbiamo compresa comprendiamo che non esiste. La fisica quantistica spiega questo sotto forma di intreccio, che gli inglesi chiamano entanglement, intreccio. Le particelle subatomiche sono intrecciate tra di loro. Un fotone che sta da una parte, un fotone che sta dall'altra, con questi piedi a uno l'altro fa ai. Anche se sono lontani miliardi di anni luce, non c'è bisogno che il segnale ai arrivi alla velocità della luce. Lui ha detto ai, lo dico anch'io, è immediato. Questo spiega Alan Aspect, che è un fisico quantistico molto importante, vuol dire che i due fotoni non sono lontani né nello spazio né nel tempo, ma sono in realtà, come ci appaiono, ma sono in realtà sostanzialmente poi due aspetti di una stessa cosa, di una stessa cosa. Quindi l'altro, che te vedi come un altro, in realtà è una parte di te intrecciata con te. Qualsiasi cosa tu fai, in qualche modo l'altro si influenza. Questo dice la fisica quantistica. Ciò che appare fuori di noi è lo specchio del nostro stato interiore. Giusto. Noi non riusciamo a comprendere qualcosa dentro di noi, abbiamo bisogno di simulare una realtà virtuale esterna che in qualche modo ci faccia capire quello che di noi non riusciamo a vedere. Capite che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che mano a mano che il tuo processo di acquisizione di consapevolezza aumenta, tu cambi amici. Nella tua vita il gruppo di amici che avevi una volta non è più quello di ora, perché tu stai facendo un percorso preciso. Prima ti paragonavi, avevi bisogno di vedere te stesso fuori, il tuo essere troglodita, con un gruppo di trogloditi. Poi mano a mano che vai avanti, perché l'entropia aumenta sempre, è connesso alla coscienza. Se i trogloditi rimangono trogloditi, non possono più essere tuoi amici, perché l'entropia tua e del gruppo non si sovrappone più. E quindi tu hai bisogno di trovare altri che ti facciano lo specchio per capire quelli che sono i tuoi problemi attuali. Cosa dico io sempre, no? Ognuno si trova similia similibus creantur, il simile in qualche modo occurantur, il simile in qualche modo cura il simile. L'acido di un certo tipo si aggancia con una base di un certo tipo, le molecole positive e negative si agganciano insieme, non mica perché una è positiva e una è negativa, solo se l'energia, cioè l'entropia, glielo permette, perché se no non funziona. Quindi il nostro stato interiore, quando noi non riusciamo a vederlo, usiamo lo specchio, cioè usiamo l'esterno per vedere come siamo fatti. L'altro non ci insegna niente. Attenzione a chi vuol dire faccio il TCT, aiuto uno a fare il tiro di color test. Te non puoi aiutare nessuno, né a fare il tiro di color test né ad avvicinare una lampadina, perché nell'istante in cui tu aiuti qualcuno lo stai fregando, gli stai facendo lo spregio peggiore, perché gli impedisci di fare quel percorso di consapevolezza che è un tuo percorso. Ma la vita un altro la lampadina. Già, così tu non imparerai mai ad abitare la lampadina. E ti toccherebbe, per chi crede nella reincarnazione, reincarnarti un miliardo di altre volte per imparare ad abitare la lampadina. Perché tanto finché non hai imparato ad abitare la lampadina, dopo non ti si lascia, devi tornare qui ad abitare la lampadina. Allora, abitare subito queste lampadine, no? Non aiutare nessuno. Funziona meglio. Tutti stanno aspettando che dica cos'è la coscienza di me. Sì, queste cose chi se ne frega, cos'è la coscienza di me?
questo cosa vuol dire? Cosa mi dice? Cioè, lo stato di separazione in cui viviamo. Perché credere che esista una coscienza gemella, va benissimo, ne parliamo, ma credere di avere bisogno della unificazione con la coscienza gemella è già un punto di partenza sbagliato. Avere bisogno di non si dice. Se ti hai bisogno di qualcosa, vuol dire che questo qualcosa ti manca. Se ti manca qualcosa, vuol dire che tu e questo qualcosa vi sentite separati. E allora stai vivendo nella separazione. Quando ti hai consapevolezza di te, non ti manca niente. Perché te non sei separato da niente, te sei l'unica cosa che c'è nell'universo. Ci sei solo te. Cioè ci siamo solo noi, nell'universo. Non c'è altro. Quindi un soggetto si sente abbandonato e solo, l'addotto, almeno venivano gli alieni a rompermi le palle, ora non vengono più nemmeno loro, ne sento la mancanza. Out of mind. È assolutamente, funziona così. Allora, no, il problema è che a te non ti deve mancare niente. Negli istanti in cui ti manca qualcosa non sei integrato. Negli istanti in cui sei integrato comprendi che non hai bisogno di nessuno, di niente, di altri. Solo in quell'istante puoi stare con gli altri. Solo in quell'istante. Il concetto fondamentale di amore, di cui potremo per carità toccare qui, non esiste. Però la coscienza gemella che cos'è? La coscienza gemella è la coscienza, come vediamo fra un attimo, nasce dalla divisione. La divisione della coscienza iniziale, come vedremo meglio in qualche slide successiva, la coscienza si divide in due a un certo punto, e ognuna delle due coscienze si divide in due, in due, in due, in due, in due. Ecco perché l'universo è duale, ecco perché il numero d'avvocato è il numero pari, ecco perché le cellule si dividono in due e non in tre, ecco perché una reazione chimica quando avviene avviene con l'urto fra due molecole, no tre, non esiste un urto fra due molecole, non c'è, non esiste, tutto l'universo è duale, più o meno, per diviso, potenza radice quadrata, cioè il logaritmo, cioè ogni funzione ha una controfunzione contraria, no? Questa è la dualità che mi permette di dire esiste il libero arbitrio. La dualità nasce proprio da questo concetto fondamentale e noi la troviamo, l'espressione della dualità, nel mito, con quello che è l'essere androgeno, questa è una delle migliaia di rappresentazioni del mondo esoterico. L'essere con due teste, un maschile e un femminile. La coscienza non è misurabile, è la realtà reale, l'unica cosa che veramente esiste, reale. La coscienza col puntino è la coscienza che si mette in gioco. Entro nel mondo della virtualità e mi accorgo che non so chi sono. L'unico modo per sapere chi sono è dividersi in due, una palletta nera e una palletta bianca, che poi si trova nel mito come il simbolo dell'immediato, che si compenetra uno nell'altro, in quel modo lì. In realtà, eccola qua, questa è la coscienza e la coscienza comincia a dividersi. Negli istanti in cui queste due sferette, noi vediamo come sferette, ma chissà cosa sono, ma insomma teniamoci queste immagini, si stanno dividendo, nasce il processo, nasce la dualità e dentro la dualità c'è l'idea del libero arbitrio. Nell'universo virtuale il libero arbitrio è legato al fatto che tu puoi andare avanti o indietro, un banale. Perché serve il libero arbitrio? Il libero arbitrio serve perché tu devi fare l'esperienza e quindi tu devi scegliere, puoi scegliere cosa fare e come farlo. Il cammino è un cammino personale, non che tutti uguali, tutti vestiti uguali, tutti che fanno le stesse cose, tutti che mangiano la stessa roba. Quella è la globalizzazione aliena. Noi ci dobbiamo capire che non dobbiamo fare quello che è stato programmato da un altro, ma noi abbiamo la libertà di fare quello che vogliamo. Per questo nasce la dualità, cioè nasce il colore blu e il giallo, il rosso e il ciano, il verde e il magenta, perché si possa decidere cosa fare. In questo contesto la dualità prevede che si formino due coscienze e queste due coscienze a loro volta si dividono in due, in due, in due, in due, in due. Alla fine ci troviamo che qualcuno ha una coscienza che viene dalla divisione mia.
la mia coscienza gemella? Ni. Ni. Perché? Perché se voi vedete bene, fate finta che ci siano due cellule che si separano in questo modo, queste due cellule che sono separate hanno un contenuto di DNA che è sempre lo stesso. Sostanzialmente le informazioni genetiche di una qualsiasi altra entità cellula è contenuta in quella che sente il riferimento. Quindi da questo punto di vista tutte le altre coscienze sono coscienze gemelle. Allora perché te hai bisogno di dire quella è la mia coscienza gemella? Perché hai bisogno, bisogno. In altre parole, non c'è bisogno, c'è qualcosa che non funziona. La tua coscienza gemella è quella che tu vuoi che sia. Nell'istante in cui tu credi che la coscienza gemella sia nel signor Rossi Giovanni, Rossi Giovanni diventa la tua coscienza gemella. È una questione tecnica. Non devi andare a chissà dove sarà nata la mia coscienza gemella su un pianeta di Alfa Centauri, come faccio a raggiungerla. Cioè, non ha senso questo. Questo è lo stesso problema che c'è nella difficoltà di comprendere che differenza c'è tra un'onda e una particella, perché l'universo è uguale per tutti, eh? Onda e particella. Che differenza c'è tra queste due entità fisiche della fisica moderna? Allora, per esempio, te prendi un fotone, fai finta che sia una pallina, e questa pallina può presentarsi in alcuni esperimenti come pallina. Tu ti tocca il fotone, ti illumina, hai il fotone, un proiettile, va illuminato, oppure come un'onda, cioè sferica, dentro la quale c'è la probabilità di trovare questo fotone. La differenza sostanziale è che noi siamo sia onda che particella. Io sono il signor X, ma io sono anche tutti voi insieme. Quindi io sono particella o sono onda. Che differenza c'è? La differenza nella fisica quantistica è legata solo alla consapevolezza. Cioè, negli esperimenti di fisica, se tu hai consapevolezza che una particella si presenterà così, è una particella. Se credi di non avere consapevolezza di quella particella che sai che esiste, essa ti darà l'informazione che sta dappertutto, perché te non sai dove sta, e non hai consapevolezza. E quindi è la consapevolezza che ti fa vedere una cosa o come un'onda o come una particella. In questo contesto, la tua ipotetica coscienza gemella potrà essere vista in tutto l'universo, perché te sei l'unica cosa che c'è, quella. Oppure, particellizzando il tutto in qualcuno di noi. Ma nell'istante in cui tu focalizzi la tua coscienza su qualcuno, l'hai focalizzata lì. È quello che si chiama distruzione del pacchetto d'onda. In quell'istante, quello che era un'onda e tu non sapevi il fotone dov'era, va a sbattere contro una parete, e in quell'istante di tutta la probabilità che il fotone si potesse trovare in tutto l'universo è in quella parete lì, ma poteva essere anche da un'altra parte. Quindi non c'è una vera e propria coscienza gemella, ma c'è la tua consapevolezza che dirige come un'antenna le tue aspettative dentro un'altra parte di te. In fondo te non fai altro che amare sempre te stesso. E lì non si scappa. Questo vuol dire questa cosa. Non mi voglio dilungare molto, però su questa cosa qui. Se no invece un mese di conferenza. Realtà e dualità in fisica. Onda o particella? L'abbiamo detto ora. Fotone o antifotone? Certo, perché se l'universo è e ha solo un piano di simmetria, come abbiamo detto, sostanzialmente non c'è altro, all'osso non c'è altro, c'è un piano di simmetria. Noi potremmo dire che ci sono tre operatori fondamentali: traslazione, rotazione e cambiamento di dimensione. Pensate, il computer funziona così, cioè ci sono solo tre operatori: traslazione, rotazione e cambio di dimensione. Ma se tu fai fare a un oggetto una traslazione opportuna, una rotazione opportuna e un cambio di dimensioni opportune, ti troverai con un'immagine speculare dell'oggetto di partenza. Allora te capisci che l'operazione piano speculare contiene le altre tre operazioni. Quindi alla fine esiste solo quello. L'uomo è stato creato all'immagine di Dio. Nella Genesi 1:27 c'è scritto questo.
Nezeteniesina, Dio con uno stampino stampa lo stampato, che è l'uomo, che è l'immagine speculare dello stampino. Gli stampini sono 22, Autiut, i 22 Autiut, cioè come i 22 tarocchi, come i 22 accordi che riconosce la tastiera del pianoforte elettronica, come i 22 sapori che riconosce l'iPato, eccetera, eccetera, come le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, come i 22 aminoacidi, 21 più 1 che è il DNA, cioè quello che contiene le informazioni di tutti gli altri. Vedi che l'universo è fatto così dappertutto, qualsiasi cosa guardi puoi applicare le stesse regole. E questo è fondamentale, perché allora impara una regola sola e con quello ho capito tutto. E quindi ci vuole un antifotone. Ci deve essere un antifotone perché ci deve essere un'antienergia, energia positiva o energia negativa. Qui la scienza si è dimenticata un pezzo. Quando voi leggete le equazioni di Einstein, ricordate che c'è una radice quadrata che scompare a un certo punto, e te ti credi che E è uguale a mc al quadrato, sì, vero, E, ma è anche meno E che è uguale a mc al quadrato, perché E per E fa E al quadrato, meno E per meno E fa sempre E al quadrato, quindi quando dai E al quadrato e ne fai la mc quadrata, ti vengono fuori due risultati, uno positivo e uno negativo. Come mai quello negativo non viene preso in considerazione? È la scienza che non ci serviva. Non sapevamo cosa faccio dell'energia negativa, legge negativa, figura se esiste l'energia negativa. Cioè, hai perso metà dell'universo. La tua stessa formula ti diceva così e fai finta di niente. Allora sei scemo. Poi dici no, ma gli stimolanti non esistono. Cioè, voglio dire, è una l'energia negativa? Due pesi e due misure. Ordine o disordine? Vuol dire disordine, perché l'entropia aumenta o diminuisce? Bisogna vedere. Se l'energia è positiva fa una cosa, se l'energia è negativa fa un'altra. L'universo, se ha un piano di simmetria, mentre da noi, in questo momento, l'energia aumenta, per un universo speculare, l'energia diminuisce. Guarda come fa. Questa è l'energia, questo è il tempo. Da noi, l'entropia va così, va da meno infinito a zero. Nell'altro universo va così. In qualsiasi istante le somme delle due energie sono sempre zero. Meno infinito più infinito fa zero. Zero più zero fa zero. Fa sempre zero. Cioè, l'universo è a costo zero. Ma è a costo zero solo se esiste l'antifotone, perché se no l'universo non gli torna agli scienziati come fa. E certo che non gli torna, ha perso l'energia negativa, l'ha persa per strada. Femminile e maschile sono un'altra ipotesi di dualità. Lo vedi nel DCT che c'è qualcosa che non funziona quando le sfere maschio e femmina si comportano in modo diverso? Devi sapere che cosa vuol dire femminile e che cosa vuol dire maschile. Femmine e maschio non vuol dire uomo-donna, vuol dire un'altra cosa. Uomo-donna c'è scritto sulla carta d'identità. Femmina maschio sei dentro di te. Allora più vera la carta d'identità o quello che sei dentro di te? Ragioniamo. Capiamo che questi due aspetti della dualità continuano a sopravvivere dentro di noi, perché noi dobbiamo sperimentare l'idea di essere maschi e femmine e di essere dentro di noi maschi e femmine insieme. Perché quella confusione che te c'hai dentro la rivedi nel mondo esterno che ti stai costruendo, una realtà virtuale. Se te non hai la possibilità di avere un rapporto armonico con l'altro sesso, tra virgolette, è perché dentro di te questo rapporto armonico non c'entra nel tuo maschile e il tuo femminile. E quindi ti crei una realtà virtuale fuori che non va bene. Funziona così. Allora, guarda, facciamo due principi, mettiamo le cose a posto dentro e poi viviamo in pace con noi stessi e con l'altra parte di noi che è sempre noi stessi. Sì, acidi e base, non crediate che gli acidi e le basi si mettano insieme per bellezza. Si mettono insieme solo se vogliono, solo se hanno la stessa entropia. Quindi non è vero che un acido e una base fa un sale. C'è scritto sui libri. Vi posso assicurare che le teorie di Pearson negli anni 50 ti dicono il contrario. Un acido e una base si mettono insieme se gli orbitali pieni e vuoti di elettroni hanno la stessa entropia. Questo è quello che viene fuori dalla fisica moderna.
Ma questo non lo sa nessuno neanche il mio dipartimento, quindi forse è un sapere. Ahimè, è tremenda questa cosa, eh? Vita o morte, porca puttana, noi siamo eterni, noi siamo infiniti, noi siamo ganzi, noi siamo i creatori, ci tocca morire. Porca puttana, no? Ma come no? Devi morire, perché... Scusate, non vedo come si dice a Roma. È così, funziona in questo modo, siamo venuti qui per imparare che cos'è la dualità. E l'unico modo per imparare che cos'è una cosa che comincia e una cosa che finisce è nascere, dare colore all'esperienza della morte e morire. Te non nasci e non muori così per bellezza. A Gesù Spirito ha fatto l'esperienza. No, te nasci, vivi e a seconda della vita che hai fatto considererai la tua morte finalmente. Oppure, porca puttana, mi tocca morire e i soldi a chi li lascio? Muoio con una malattia, muoio un giorno contento. Cioè, ci sono tanti modi di morire. La vita serve solo per colorare l'esperienza della morte. Nell'istante in cui tu muori, quello è il momento in cui tu comprendi, dopo aver fatto l'esperienza, che non era necessario farla. Ma sei costretto a farla perché se no non te ne rendi conto. Tutte le esperienze sono fatte così, tutte. Ecco perché la gente ripete gli errori. Lo sapevo che se facevo questo mi succedeva quello. Certo, ma lo dovevi fare, se no non funziona. E nessuno ti potrà mai dire non lo fare perché stai sbagliando, non lo fare, e lo fai lo stesso. Funziona così. Siamo qui per imparare. Quindi noi, l'aspetto della morte è una cosa fondamentale. La morte è quell'istante in cui te togli questo cappotto e fai un'altra cosa. Ma è in quel momento che tu comprendi che la morte non esiste in questo universo. Non c'è la morte, non esiste. Primale o duale. Allora, esiste la possibilità che un problema, c'è un teorema che si chiama teorema della dualità forte, matematico, che dice che se c'è un problema primale, cioè che può essere esaminato in un contesto unico, primo, c'è una cosa sola, e te trovi difficoltà a trovare la soluzione di questo problema, la coscienza trova difficoltà a sapere chi è. Prima c'è solo la coscienza. Allora esiste la possibilità di trovare un problema duale che abbia le stesse soluzioni del problema primario. Cioè questo teorema della dualità forte descrive quello che ha fatto la coscienza. La coscienza, non sapendo che cazzo fare, si è divisa in due. E nel dividersi in due ha creato il problema duale. La soluzione del problema duale, sotto certi parametri, è la stessa soluzione del problema primario. Quindi riuscire ad arrivare a quella che è la risoluzione di comprendere perché la coscienza si è divisa in due, te capisci la coscienza che cos'è, cioè una parola sola. C'è scritto lì, funziona così. Ma allora, la Trinità da dove viene fuori? Scusa, non l'ho capita, ma non puoi ripetere questo? Sì, certo. Il problema della dualità forte, ci sono due teoremi, una dualità debole e dualità forte, è un problema che si usa soprattutto in ingegneria elettronica, per i computer, per fare i programmi. Allora, a ogni problema primale, cioè che presenta delle soluzioni, se queste soluzioni sono tangibili, cioè non sono campate in aria, si direbbe nella evoluzione del teorema, sono cioè coerenti, esistono in un insieme di spazio-tempo, questo problema può essere assimilato ad un problema corrispondente, duale, dove invece di esserci una sola cosa che va compresa, ci sono due cose. Queste due cose rappresentano il problema duale. La soluzione del problema duale è identica alla soluzione del problema primario. Quindi, riuscire a risolvere un problema duale o primale di cui non si sa la soluzione, è possibile analizzare il problema primale o duale corrispondente, perché le soluzioni sono le stesse, si indica così. Come? Un
L'esempio che mi veniva in mente era l'esempio della coscienza, cioè la coscienza da sola non sa identificarsi. Allora quello che succede si divide in due. In questo contesto le due coscienze possono autodecidersi, cioè autodefinirsi. E qui allora però entriamo in, qui entriamo in un problema che io volevo passare, però allora l'autodecidibilità, c'è un altro teorema che è il teorema di Gödel. Gödel è uno che era un matematico che è un po' impazzito, perché poi si è praticamente suicidato da solo non mangiando più, perché aveva paura di introdurre dentro di sé del cibo avvelenato. Quando la moglie, poverina, vecchia, anziana, è stata ricoverata in ospedale perché ne faceva più la legge stomo, lui non si è più nutrito ed è morto di fame. Questo è Gödel. Gödel ha fatto anche un teorema sull'esistenza di Dio, quindi già questo teorema allucinato. Comunque Gödel dice sostanzialmente che non esiste la possibilità di sapere chi sei. In questo universo, se c'è una serie di regole che descrivono dall'interno l'universo che è costruito, ce n'è una che è sbagliata, ma che non saprai mai quale. Oppure, secondo corollario, tutte queste regole possono essere giuste o sbagliate, ma tu non lo saprai mai. Negli stati in cui i matematici del mondo si vedono buttati addosso, il teorema di Gödel si vogliono sparare. Perché questo è come l'indeterminazione di Heisenberg, sostanzialmente per i fisici. Un casino. Allora l'autodecidibilità non è possibile perché questo universo avrebbe bisogno di un controllore esterno, di un altro universo che ti dicesse come sei fatto. Te, già, ma chi si fida di questo universo se non c'è un altro universo che dice a lui come è fatto? E il teorema di Gödel dice che l'autodecidibilità è legata al fatto che gli universi che si guardano tra di loro devono essere infiniti. Duale. Invece la coscienza fa un'altra cosa. La coscienza si divide in due universi che hanno una caratteristica. Hanno un piano speculare. Io non so chi è l'altro, ma so che è il contrario di me, autodeciso. Non è importanza che io sia bianco o nero, ma so che se lui lo vedo bianco, io sono nero. Sbaglio? Non è importanza, ma so che mi hanno deciso che io sono sempre il contrario di lui. Quindi, con questo sistema, la coscienza scavalca tutte le indeterminazioni della fisica, della matematica, e noi possiamo autodeciderci guardando l'altro. Perché quello che succede a livello frattalico, quando la coscienza si forma, succede sostanzialmente negli stessi istanti in cui l'universo esiste. L'universo nasce, esiste, muore in un unico istante. Questo istante qui è anche corrispondente all'istante in cui le due coscienze si sono separate. Tutto accade frattalicamente in un unico modo. Quindi il rapporto che io ho con l'altro è lo stesso rapporto a specchio frattalico dell'istante in cui la mia parte si è staccata da me e io la guardo e dico porca puttana, ho perso un pezzo, e nasce la paura. E dall'altra parte non è stata colpa mia, e nasce l'idea della colpa, l'idea della colpa e della paura. E questo bisogna capirlo all'interno di spiega del cortex, perché ti aiuta a capire quali saranno i rapporti tra il tuo spirito e la tua parte animica. Perché quello che succede è che non è facile dire ah caro spirito, riunisciti e mettiti con la tua anima così torniamo a essere una coscienza unita. Perché c'è un loop da risolvere. Il loop è il seguente. Le due parti che si sono separate comprendono appena si sono separate, perché prima quando sei coscienza te non sei uguale. Quindi non hai da risolvere nessun problema. Non perché non ci sia nessun problema, ma perché non sai nemmeno che esistono. Nell'istante in cui ti separi, vedi l'altro, sai che c'è un problema, ho perso un pezzo di me, come faccio? Da lì comprendi che devi comprendere la dualità. Nell'istante in cui comprendi la dualità, sai che devi fare questo cammino, perché questo ti porterà all'unificazione. Nella realtà nostra, noi siamo nel mezzo di questo cammino. Quindi, da una parte, ho capito tutto, mi devo riunire, ma se mi riunisco, e sarò felice perché sono riunito, se mi riunisco ora, non finisco di fare l'esperienza della qualità. Quindi da una parte ho l'idea, la forza e la voglia di volermi riunificare, dall'altra parte, perché sennò perdo consapevolezza di me, dall'altra parte devo continuare a fare l'esperienza della separazione, perché sennò non acquisisco tutta la consapevolezza. Ecco che la parte spirituale e la parte animica in questo stesso contesto, come un maschile e un femminile nella nostra società, hanno dei grossi conflitti nella unificazione. Perché nell'istante in cui io voglio unificarmi con l'altro, tutti e due lo vogliamo, l'ultimo momento lo vedremo, fra un attimo torniamo indietro.
perché ognuno di noi ha paura di perdere la propria identità, è una fregatura. Ecco che nasce l'idea della Trinità. La Trinità, noi Padre, Figlio e Spirito Santo, energia, spazio e tempo, spazio, X, Y, Z, Shiva, Vishnu, Brahma, cioè c'è una Trinità che noi ci appare, ma come? L'universo non è attuale. Allora, sto simbolo della Trinità, nel nostro TCT ci abbiamo una sfera della mente, ma da dove viene fuori? Basterebbe un maschile o un femminile, un positivo o un negativo, un rosso e un blu, un che ne so e un che ne so, ma due. E invece nasce la Trinità. Guardate che questa cosa è legata a un problema della fisica. Ed ecco che la mente, poverina, come un bambino piccolo, viene tirata nel nostro TCT da una parte maschile e una parte femminile che vorrebbero in qualche modo farsi la vita. Questo è quello che funziona. Da dove nasce la Trinità? Da teorema di Shannon. Shannon è un altro signore. Allora vi dico, quando voi guardate quella strada delle automobili e i cerchioni che girano, vedete che la macchina parte e a un certo punto vi sembra che la macchina si muove e il cerchione sta fermo. Cioè, sapete cosa vuol dire, no? Vuol dire questo, che il vostro occhio fa una fotografia ogni x millesimi di secondo, mi sembra un millesimo di secondo. Tum, tum, tum. Bene, se la ruota gira e gira con la stessa frequenza che voi state facendo le fotografie, un ventesimo di secondo, un ventesimo di secondo, il cervello non trova nessuna differenza tra la prima e la seconda fotografia. Voi, cioè, state, Shannon dice, non si può esaminare un fenomeno fisico con la stessa frequenza con il quale lui si muove. Voi dovete esaminarlo, quindi misurarlo, con un apparecchio che abbia almeno una frequenza doppia. Te sei il creatore dell'universo, hai creato l'universo con una frequenza precisa. Te stai osservando l'universo con la stessa frequenza con cui lo hai creato. E succede una cosa strana. Succede che quando tu hai, per esempio, un fotone e un antifotone, che sono questi due signori qui, che si stanno separando, e vedi che il fotone e l'antifotone sono la rappresentazione dell'universo, sono sempre 880, con le palline colorate agli estremi, dove i colori sono i colori della fisica cromodinamica quantistica, colore e anticolore, si stanno separando. Prima non c'è niente, poi dal niente nasce un più e un meno. $100 più di debito e $100 di credito. Dal niente, non c'è niente prima, e nascono queste due cose. La dualità nasce dal niente, non costa niente. E ci avremo un antifotone e un fotone. Uno dei due è l'immagine speculare dell'altro. Sapete che cosa vede la scienza? La scienza vede la parte nel mezzo, vede quello che chiama fotone virtuale, vede un fotone la cui differenza, vede, sono questo asse qui ha i colori rovesciati da questa parte di qua, cioè è l'immagine speculare, giustamente come deve essere. Allora, questo movimento qui è talmente veloce che è stato creato e visto con la stessa frequenza, quindi la scienza non lo vede. Vede cioè non un fotone che ha una massa, non un antifotone che ha un'antimassa, cioè un'antienergia, cioè un'antientropia, che sta da quest'altra parte dell'universo, ma vede un fotone virtuale, un fotone senza massa. Per chi ha studiato il benzene, sa che il benzene ha lo stesso problema. Il benzene ha due formule limiti di risonanza. Il chimico vede la formula del mezzo, vede come se questo fosse l'insieme delle due cose. Ma questo accade in tutto. Accade, vediamo all'interno poi della corte del nostro TCT come appare questa cosa. Appare così. Questa specie di roba bianca, senza dimensioni, è la coscienza. La coscienza diventa coscienza integrata, se vogliamo, diventando una palla vera e propria bianca. È un colore che ti pare. In quell'istante ha bisogno di creare la dualità. Pum! Si crea la dualità e si creano queste due sfere a specchio, perché l'una specchia l'altra, come abbiamo detto. Qui ancora non c'è l'energia. Qui c'è la separazione lungo l'asse spazio-temporale. Non c'è l'energia. L'energia sta per arrivare.
nasce l'energia. In questo contesto le due sfere hanno bisogno di diventare simmetriche lungo lo specchio dell'energia, e la nostra testa ha un solo modo di vedere questa ulteriore dimensione, usando il colore, come hanno fatto i fisici della quantistica cromodinamica, che non sapevano disegnare un quark, e allora hanno cominciato a dire: beh, il quark è rosso, è blu, è verde, è giallo, l'antiquark è giallo, è ciano, magenta. Hanno dato gli stessi colori, identificando come colori una operazione di simmetria. Il giallo è l'antiblu, e il blu è l'antigiallo, dal punto di vista tecnico. Cosa succede? Che noi non vediamo il giallo e il blu, che si interscambiano tra di loro a velocità pazzesca. Noi vediamo il verde. Sapete che una ruota mezza blu e mezza gialla, quando gira velocemente, voi la vedete verde, perché la lunghezza d'onda è media tra il blu e il giallo. Ecco che il nostro cervello, per immaginarsi come è fatto l'universo, usa i colori come strumento di simmetria, e quindi ti compare Brahma, dove prima avevi Shiva e Vishnu. Tutto il nostro modo di vedere l'universo è legato sostanzialmente fortemente all'idea del mentale. Ecco, questo è quello che si vede anche nel mito. Ma questi colori, qualcuno si era già accorto che potevano essere utilizzati come comprensione dell'universo, ed era il povero Max Luscher, che a 24 anni ancora non si era laureato in Svizzera, psichiatra, si inventa il test dei colori. E dice che sostanzialmente i colori che te preferisci sono una rappresentazione della tua personalità, e ti fa scegliere 6 carte con 6 colori diversi, sono gli stessi, e tu metti giù le carte con il primo colore a sinistra che ti piace di più fino all'ultimo colore a destra che ti piacerà di meno. E lui correla in modo molto sapiente, anche se non esatto, le direzioni dello spazio, queste, con i colori, con il comportamento umano, con i suoni, la, mi, sol, vedete? Cioè lui stesso aveva trovato una correlazione: mi piacciono più certi suoni, mi piacciono più certi colori, quindi il mio carattere è così. E ci azzecca quasi sempre, quasi sempre. Vedete come c'è l'idea proprio di utilizzare uno spazio dei colori, che poi verrà utilizzato da Pulver, che è un grafologo che studiava i segni dei bambini, per comprendere la tua grafia, come pende, come funziona da una parte e dall'altra. Nel nostro cervello, inconsapevolmente, succede la stessa cosa. Quando tu ti troverai davanti alla tua simulazione mentale, che poi nella seconda parte del pomeriggio faremo gli esempi per imparare a leggerla, questo spazio-tempo mentale. Tu hai delle sfere che occupano lo spazio, sono più lontane, sono più vicine, sono più in alto, sono più in basso, sono più a destra, sono più a sinistra, e utilizzerai croci di buffer degli spazi e test di Max Luscher dei colori in 3 dimensioni, non in 2 come fanno loro, per ottenere la risposta. E perché questa risposta è sostanzialmente legata a questi fondamentali 3 colori? Guardate, i neutroni e i protoni sono fatti così, hanno 3 palette colorate, up e down, U e D vuol dire questo, con dei colori, che sono il blu, il rosso e il verde. Te a un computer c'hai 3 entrate dell'audio, ma c'hai 3 entrate anche nella corrente, diciamo, il più, il meno e la terra, che hanno gli stessi colori. Nei film di Walt Disney, i personaggi delle 3 città, ho scelto un caso, ma potreste vedere come sono vestiti i 3 nipotini di Pablo. Sì, assolutamente. Hanno questi 3 colori.
colori fondamentali, dove a volte entra il giallo. Sostanzialmente perché il nostro modo di vedere l'universo è un modo di vedere l'universo virtuale, colorato, dove il colore è la rappresentazione di qualcosa di geometrico, solo geometrico. Quindi, quando noi guardiamo col nostro occhio, ci accorgiamo che lo spettro del visibile va dal violetto al rosso, infrarosso di là, ultravioletto di qua, che noi non vediamo. Quindi, nel nostro cervello, la nostra componente visiva ci fa costruire le cose che per il nostro cervello, se sono colorate, devono essere colorate con dei colori specifici, dove il violetto e il rosso rappresentano due cose opposte, archetipalmente. Due cose opposte. Questo è il significato fondamentale. E guardate che quando voi andate a fare, a cercare i grafici, per esempio, della visione, scoprite che il viola viene sempre messo di qua e il rosso viene sempre messo di là. Perché? Non poteva qualcuno scrivere in un altro modo, fare un'altra scala? Viene spontaneo fare così, perché tu archetipalmente pensi che il rosso debba essere di qua. Lo sai, dentro di te è costruito così, non c'è niente da fare. In un altro ottante sarebbero diversi i colori. Certo, se noi vivessimo in un altro ottante dell'universo avremmo colori diversi perché gli assi hanno colori differenti. Scusi, quindi prima c'erano le lunghezze d'onda, non la frequenza. Basta mettersi d'accordo. Su questo noi ne possiamo discutere, perché sostanzialmente le lunghezze d'onda vengono percepite dal nostro cervello sull'asse del tempo, mentre sull'asse dello spazio, mentre le frequenze vengono viste sull'asse del tempo. Infatti la frequenza è la misura temporale, 1 su t sostanzialmente, no? Quindi c'è proprio questa differenziazione. Questo si potrebbe vedere anche su uno strumento musicale, perché gli strumenti musicali sono fatti in un certo modo, perché l'abbiamo costruito noi, seguendo proprio questa interpretazione interna e inconscia che noi abbiamo. L'interpretazione della fisica dice questo, che il colore blu è il contrario del giallo, il green è il contrario del giallo, del magenta, e il ciano è il contrario del rosso. I colori complementari che vedete di qua sono dall'altra parte, mentre la somma di questi colori fa il bianco, la somma di quei colori fa il nero, sostanzialmente è così. Ma questo però si vede e il nostro cervello lo sa perfettamente, perché si immagina, noi ci siamo resi conto che il nostro cervello, nelle persone tra virgolette normali, cioè quelle che appartengono ad un insieme che è la maggioranza, vedeva tutti uguali queste cose, e cioè una mente appariva verde. Perché la mente appare verde? La mente appare verde perché c'è il colore verde che te archetipalmente dai all'asse dell'energia, inconsapevolmente. Il colore rosso allo spazio e il colore blu al tempo. Il colore verde non c'è nella mente, quindi te hai una mente che assorbe nel rosso e nel blu, ma butta fuori il colore verde, cioè la mente, alla mente sostanzialmente, siccome è uno spettro di emissione, la mente sente, recepisce, prende le informazioni dello spazio e del tempo, del campo elettrico e del campo magnetico, se lo vogliamo vedere da un punto di vista energetico, ma non quello della gravitazione. E allora è verde perché è uno spettro di emissione. Ma è evidente che allora possiamo fare. Una volta trovata la chiave di lettura, anima è blu perché l'asse blu non ce l'ha. Cioè, anima vede l'energia, vede lo spazio, ma non ha l'asse del tempo.
Cioè, la parte animica vede il tempo come bomb fisico, quantistico, dice in modo non locale. Cosa vuol dire non vedere il tempo? Come non vedere l'energia? Vuol dire vivere questa situazione con un'unica misura del tutto. Anima non vede ora, anima vede tutto. Ce ne rendevamo conto quando facevamo le ipnosi, perché alla parte animica, estrapolata, estratta, divisa, staccata, schizofrenicizzata dal resto, la parte animica, a quante gli chiedeva quanti anni hai, lei rispondeva non so cosa vuol dire. Era solo un esempio. Così, analogosi, la parte spirituale, che dovrebbe manifestarsi lungo l'asse dell'energia, succhia le informazioni energetiche, lo spirito, dall'esterno, e succhia le informazioni temporali, ma spazialmente lo spirito, il mito che dice, è dappertutto. Cioè non è localizzato spazialmente da nessuna parte. Questa chiave di lettura ti permetteva di progettare una costruzione di una consapevolezza animica, mentale, spirituale, utilizzando dei vettori, colore, che noi mettevamo a 90 gradi. Perché si fa bene? Se di 90 lo so fare bene, e quindi la nostra convenzione faceva così. Nel mito, ma nel mito c'è la stessa cosa. Sì, nel mito c'è la stessa cosa. L'idea di analizzare in qualche modo quello che dice il mito viene fuori dal fatto che nelle ipnosi, quando noi facevamo le ipnosi, venivano fuori gli stessi racconti della mitologia, e noi ci rendevamo conto che a un certo punto, nel fare i primi tentativi col creatore test, che veniva fuori anche una parte animica che non era blu, ma era gialla. E cavolo, strano, giallo, il contrario di blu. Ma perché? Perché non avevamo... ci vuole una chiave di lettura. Allora, quello che si vede nel mito è che l'universo si è creato come si diceva prima. Poi lo vedremo meglio anche in un'altra diapositiva. La coscienza, che si divide in due coscienze, e queste due coscienze fanno due percorsi diversi. I due percorsi, il cervello tuo, inconsapevolmente, perché te sei il creatore dell'universo, sai come l'hai creato l'universo, ma hai la necessità di non ricordartelo, perché sennò la tua esperienza non vale niente se tu ti ricordi chi sei. Devi fare l'esperienza non ricordandoti che la stai facendo, perché altrimenti l'esperienza non ha valore. In questo contesto, quando il tuo cervello cerca di ricordare e di mettere insieme come è fatto l'universo, ha bisogno di colori. I colori stabiliscono te chi sei, da dove vieni, qual è la tua simmetria nell'universo. I due percorsi delle due coscienze avevano colori opposti. RGB, blu, verde, rosso da una parte, giallo, giallo e magenta dall'altra. Dove la parte animica qui era blu, la parte animica di là era gialla. Ma porca puttana, e cosa ci fa una parte animica gialla che dovrebbe essere di là qua? Era un'ipotesi che doveva essere valutata. Nel mito c'è scritto tutto. Perché? Perché il mito, inconsapevolmente, è la rappresentazione di un racconto simbolico che rappresenta non la storia. La storia è qualche cosa fatta di diapositive, di fotografie, prima, durante e dopo. Il mito è una sola fotografia, un fotogramma unico in cui c'è scritto il passato, il presente e il futuro. Il mito ha le caratteristiche della fisica quantistica, di Bohm. Descrive un universo non locale, un universo in cui non c'è né lo spazio né il tempo, ma tutto accade in un unico istante. E in quel mito c'è scritto che la creazione che si divide in due fa due cose diverse. E queste due cose diverse nel mito sono descritte in tanti modi, con tanti vocaboli, con tanti disegni, ma sono tutti uguali. Per esempio, nei tarocchi. I tarocchi non è che l'ha fatti uno, l'ha fatti Dio Tot. Cioè, un po' di rispetto per Dio Tot. Cioè, non un coglione qualsiasi. L'ha fatta la tradizione, che poi non è neanche la tradizione egizia, come qualcuno potrebbe
pensare, ma si va molto più indietro nel tempo, no? E sostanzialmente non è neanche il dio Tot che uno si può immaginare dell'Egitto. Il dio Tot che fa queste cose è qualcosa di diverso. È il dio Tot del libro delle tavole smeraldine, è un'altra cosa, è un mito più profondo, è qualcuno che avendo la consapevolezza e la coscienza a modo suo la date, ti danno di intendere questo, la date all'umanità. E lì c'è scritto sostanzialmente che l'universo è diviso in due, e lo vedete nei tarocchi. Nei tarocchi c'è B e J, che sono due colonne, Jachim e Boaz, sono le due colonne del Tempio di Salomone. Pensa te dove vanno a finire i tarocchi. Salomone, località di egiziani, questo tipo di cultura qui è il contrario. E qui si vede come in questo tipo di situazione i due baluardi dell'universo, che sono le colonne del Tempio di Salomone, che rappresentano l'universo, cioè loro avevano un modo di parlare di mondo felice che era l'Israele in cielo, sostanzialmente era il mondo felice. Passando attraverso queste due colonne, che sono la rappresentazione delle colonne d'Ercole del mito mediterraneo, al di là delle due colonne d'Ercole c'è l'altro universo, c'è l'altro, c'è l'altra cosa. Sono i due obelischi del Tempio di Luxor. Uno sono soffragati francesi, ce l'hanno a Parigi, e un altro è rimasto a Luxor, ma erano due. Queste due colonne che noi troviamo sempre sono le due colonne della Cabala ebraica, dove ci sono tutte le Sefirot, dove ci sono tutti gli dei, gli alieni, l'essere umano. E poi c'è una terza colonna interna che è la cosiddetta terza via, quella che rappresenta l'essere umano. Ma per carità, non entriamo nella cabala ebraica, però per dirvi, nel mito, nei miti, in tutto il mondo c'è questa cosa qui. Le due colonne sono la rappresentazione del maschile e del femminile, del sole e della luna, e sono la rappresentazione sovente del giallo e del blu. I colori giallo e blu sono i colori di Shiva e di Vishnu, i due dei della Trimurti indiana. Noi facciamo sempre riferimento a Shivaismo, ma per quale motivo? Perché è il mito più antico. Prima non ci possiamo andare perché c'è stato il diluvio universale, quello che c'era prima non c'è più. E non abbiamo neanche la più pallida idea di cosa c'era. Però fino a Shivaismo, 12.000 anni fa, grosso modo c'è più. Scusi, perché le parole sono invertite nelle due rappresentazioni? Cioè, Boaz e Jachim stanno così, invece l'altro sono invertite. Questo dipende da una problematica che è avvenuta nel tempo. Cioè, l'ordine di simmetria può essere confuso da diversi fattori. Uno di questi è proprio il fatto che, per esempio, il maschile è visto dal nostro cervello come rosso e non come blu. La femminuccia quando nasce è il maschietto, cioè il fiocco rosa, femminuccia, il maschietto è il fiocco blu. Come mai archetipalmente sono confusi questi due colori? Come mai in alcune immagini, per esempio sacre, c'è Gesù Cristo nel mezzo che rappresenta sostanzialmente l'albero della vita, ed è un albero della vita non comune, l'albero della vita eterna, perché Gesù Cristo risorge, no? Quindi l'albero della vita eterna. Sotto c'è Maria Maddalena e c'è un signore che è lì, che è quello che sta raccogliendo il sangue dal costato del colpo di lancia che gli hanno dato Longino. Questi due personaggi, maschile e femminile, hanno sempre lo stesso fusto, uno a destra e l'altro a sinistra. Ogni tanto, raramente, si separano. Per esempio, la stessa immagine che si vede nei rosoni delle chiese. No? Bene, si scopre che nei rosoni delle chiese lo devi vedere da fuori questa cosa, perché se no da dentro cambia. E in alcuni artisti che erano mancini, il maschile e il femminile si è spostato. Quindi in realtà, da un punto di vista archetipale, questi oggetti devono sempre avere la stessa posizione,
alcune volte storicamente, come nel caso di alcune culture di Leonardo, che ovviamente era mancino, hai cambiato la parte che di solito sta a destra, l'hai messa a sinistra. Ecco, ci sono questi aspetti che ogni tanto ti fanno non capire bene da che parte stai te. Perché in realtà la Luna sta di qua. Ed è questo è vero, bisogna vedere chi ha fatto questo tipo di disegno, sostanzialmente. Oppure magari quel disegno è stato fatto in un altro modo, questo l'hai disegnato così, l'altro l'hai disegnato su una tavoletta di cifre e poi quando sei andato a fare l'impronta ti è venuto l'opposto, capito? Funziona così. Se te vedi queste cose qui, poi torni sempre all'idea che la vera rappresentazione è quella in cui la Luna sta di qua, il nero, il cattivo, il diavolo sta di qua, la sinistra, la femmina, che è la creatura del diavolo per la Chiesa antica, forse anche per quella moderna. Cosa succede all'interno del nostro universo? Rivediamo il nostro tarocco ridisegnato con i colori del mito. La coscienza si divide in due e crea sostanzialmente due coscienze, C1 e C2, che sono coscienza integrata 1, coscienza integrata 2, che mi è venuto in mente di farlo architettonicamente come due strette e trasparenti. Mi sembra che sia la visione migliore. Tenete presente che la coscienza io non la posso descrivere in nessun modo, quindi la cosa più impalpabile era qualcosa di trasparente, che si avvicina al quasi non visto. Quello che succede è che le due coscienze creano il loro mondo. Ognuno dei due crea Vishnu da una parte, Shiva dall'altra. E noi vediamo Brahma, perché Brahma è l'immagine, secondo l'idea di Shannon, della capacità di vedere solo la parte del mezzo. Noi siamo vittime del colore Brahma, perché il colore di Brahma è verde, guarda caso. Vedremo che poi dovrebbe essere giallo, ma scopriremo che è verde perché c'è un motivo fondamentale, non può essere giallo perché poi è giallo Shiva. Ma Vishnu, quando si trova a dover manipolare la creazione, si trova nell'istante in cui quello che accade è deve dividere la propria coscienza. La propria coscienza lì viene divisa in tre parti. Una parte animica, una parte mentale, una parte spirituale, che nel nostro cervello assumono questi colori, anima blu, mente verde, spirito rosso. Di qua, perché qui c'è un piano di simmetria, il nostro cervello si immagina che dall'altra parte le creazioni siano ovviamente con un'anima gialla, una mente magenta e uno spirito giallo, che sono i contrapposti dei colori di là. Nel nostro cervello, quindi, quando vediamo questi colori, dobbiamo pensare sempre che c'è qualche cosa che viene da quest'altra parte, per esempio. Potremmo immaginarcela così. Questo è quello che succede in realtà. Perché la coscienza si divide in tre? Perché noi siamo scientifici per questo. La coscienza si divide in tre perché la coscienza deve fare l'esperienza della divisione. Allora la coscienza ha diviso se stessa in due e ha lasciato il libero arbitrio a questi due di creare a specchio, perché uno non può creare una cosa e l'altra una cosa diversa, sono entangled tra di loro, non puoi. Il cambio della simmetria produce un cambio di energia, siccome il sistema è chiuso nel senso che fuori non c'è niente, te non puoi variare l'energia perché ti varierebbe la simmetria del sistema. Da un punto di vista fisico, se Shiva fa una cosa, Vishnu deve fare il contrario. E con i colori questo si vede, non c'è niente da fare, funziona così. E questa è la differenza tra coscienza integrata 1 e coscienza integrata 2? Sono una la parte, l'immagine speculare dell'altra. Diciamola così, che non ci sporchiamo le mani. Bene. Perché si divide in tre? Perché la coscienza che ha creato questi due percorsi, non poteva creare tre, ne ha creati due, ha creato la divisione, ha visto la divisione. E allora
Il problema importante per comprendere la visione è che la coscienza vuole imparare che cos'è la visione. La coscienza, uno, che ha creato questo, perché questo ha bisogno di fare l'esperienza, la coscienza è qualcosa di ancora etereo, che non tocca la realtà. Ha bisogno di creare qualcosa che entri in un mondo solido, con la materia, dove devi dare una pugnalata, senti il dolore, e crea il mondo di Vishnu. Ma poi va da Vishnu e gli dice, senti, amico mio, io ti ho creato, però mi fai un favore, mi separi per favore, così io provo che cos'è la cosa che ho creato. Io provo su di me l'esperienza. E Vishnu non se lo fa ripetere due volte, perché dice, sì, caro creatore, ti divido in tre. E nell'istante in cui la coscienza si fa dividere, sa perfettamente quello che sta succedendo, sa perfettamente che da quell'istante dimenticherà chi è, e sa perfettamente che deve fare l'esperienza della divisione, per poi un giorno ricordarsi che era una cosa sola, le tre pallette fatte da Vishnu. E l'unica possibilità di fare l'esperienza è di sottoporsi all'esperienza, cioè di giocare al gioco, non fare solo una cosa teorica, partecipare. Per questo quando io ti dico bisogna fare il CD per poi fare il mondo felice, devi fare il mondo felice, no che lo fai fare a Renzi, ormai lo fa più bene di Battista, ci sarà la casa, però te lo devi fare. L'esperienza della dittatura della lampadina te la devi fare. La coscienza fa così, e noi che siamo coscienza, siccome l'universo è un frattale, cioè quello che accade nel grande accade nel piccolo, quello che accade in alto accade in basso, che devi fare le stesse cose. E allora noi ci siamo praticamente dati il permesso di dividerci. Cioè la cosa è accaduta perché noi abbiamo voluto. Noi siamo venuti qui, per esempio, su questo cazzo di pianeta, a farci il mazzo così per capire. L'abbiamo voluto noi. E inconsapevolmente, come vi dicevo prima, non ce lo ricordiamo. Perché? Non ce lo dobbiamo ricordare, perché come nel film americano famosissimo, in cui il ricco di New York decide di passare una settimana da povero nel Bronx, no? Va nel Bronx e passa una settimana da povero, ma quella non è fare esperienza, perché sa che fra una settimana torni ricco. L'esperienza è che non te lo ricordi più che sei ricco, cagati sotto per una settimana. Quella è l'esperienza. Ecco, la coscienza vuole questo. Ha creato tutto questo, noi stessi siamo i creatori di Shiva e di Vishnu, e a lui e a loro gli abbiamo dato il potere di dividerci, perché dobbiamo fare l'esperienza della divisione, per poi ricordarci un giorno che siamo una cosa sola. È quello che stiamo facendo ora. Noi siamo alla fine di questo percorso. Il DCT serve a questo. Scusi professore, perché Shiva ha lasciato grigio e non giallo? E perché non vedo cazzo, vero? Risposta esatta. Nella mia idea deve essere giallo. Giusto. Ah, beh, dimmi perché così non è giallo. Vediamo cosa dice il compito. Sì, c'è una domanda. Quindi se la coscienza nel momento in cui decide di non avere la consapevolezza di sé? Ovviamente no. La coscienza prima non è niente, non sa una mazza. Nell'istante in cui si divide nasce la dualità, quindi il problema. Non è, giustamente, facciamo un passo indietro. Da un punto di vista cattolico, no? Dio ha creato l'universo. Perché ha creato l'universo? La domanda che tu poni, che io ho posto alla mia coscienza, e la mia coscienza mi ha risposto, domanda inconsistente. Come domanda inconsistente? La coscienza è la stessa manifestazione del fare. Se tu fai, esisti. Se non fai, non sei. Quindi non c'è stata la necessità di voler fare qualcosa. La cosa è accaduta, ma nell'istante in cui accade tu divieni la cosa che hai fatto. Funziona così.
All'inizio non c'è nessuna consapevolezza. I punti del percorso sciamanico, tra virgolette, o scientifico che noi facciamo, sono sempre tre. Primo, secondo, terzo. Inizio, mezzo, fine. Primo, coscienza unita, totalmente stupida. Due, problema, coscienza separata. L'entropia sta aumentando, nonostante che ci sia la separazione, perché nella globalità del sistema, porsi una domanda vuol dire trovare la possibilità che esiste una risposta. Qui non mi ponevo nessuna domanda e nessuna risposta. Casino totale. Non so chi sono. Entropia meno infinito. Qui, dualità, mi pongo una domanda e aspetto una risposta. Dico stati 2. Entropia meno logaritmo di 2. È già un numero migliore di meno infinito. Coscienza riunificata, alla fine. Meno logaritmo di 1. 0. Il massimo valore. Allora, i punti sciamanici sono questi. Che differenza c'è tra il punto 1 e il punto 3? E porca puttana, ero unito prima, sono unito dopo. No, l'entropia è cambiata. Prima sono onda, dopo sono particella. Prima non sapevo chi ero, potevo essere tutto. Ora so che posso essere tutto, ma decido io cosa sono. C'è una bella differenza. Quindi, qui capisci che sostanzialmente non era necessario fare questo percorso, perché sei tornato a essere unito. Ma hai dovuto fare questo percorso per renderti conto di questa cosa qua. A me è successo con la chimica. Che ne so, ho studiato tanti anni chimica, mi piaceva la chimica, studiavo la chimica, bisognava che io studiassi la chimica perché era importante che capissi la chimica. Alla fine non ha nessuna importanza che io sappia la chimica o no. Non ha nessuna importanza, non serve a niente. È servito solo a capire che non serviva a niente. È incredibile. La coscienza è legata all'anima. No, l'anima è legata alla coscienza. Semmai. Perché la parte animica, la parte mentale e la parte spirituale hanno tre coscienze, tre pezzettini della stessa coscienza che tra di loro non sono sovrapponibili, cioè non si parlano. Avete visto come sono messi i vettori? Beh, si può scoprire che la coscienza non si può misurare, ma si misura la consapevolezza della coscienza, che è un vettore preciso. La consapevolezza di anima è proprio sull'asse blu, la consapevolezza di spirito è un vettore sull'asse rosso e la consapevolezza della mente è un vettore sull'asse verde, che sono non commutabili tra di loro, cioè sono vettori a 90 gradi che non si sovrappongono. Sapete cosa vuol dire scientificamente? Che non c'è possibilità della coscienza di uno di confrontarsi con la coscienza dell'altro. Cioè, noi siamo tre rematori e ognuno va in una direzione diversa sulla stessa barca, cioè un casino. Mancanza di consapevolezza totale. Quindi senza anima non si può, questo discorso non si può applicare. Senza anima non si può applicare. Allora, il passato che c'è la coscienza integrata 1 a B o la coscienza integrata 2 a Shiva. Qual è? Non c'è nessun passaggio, c'è un passaggio di creazione. La coscienza crea Shiva da una parte, l'altra coscienza crea Vishnu dall'altra parte, è una creazione. Ovviamente queste due creazioni possono avvenire solo perché sono una all'opposto dell'altra, perché sono entangled, se no una sola creazione non poteva avvenire. Quindi Dio è buono e il diavolo è cattivo, sostanzialmente, dei buoni e dei cattivi sono sostanzialmente uno l'immagine speculare dell'altro, e ci possiamo rendere conto che in realtà non ci sono dei buoni e cattivi, ma sono una visione duale, dualistica, poco cosciente e poco consapevole di quello che noi siamo. Perché te comprendi che ovviamente non ci sono i partiti di destra e i partiti di sinistra, ma c'è sempre la massoneria che finanzia tutti e due perché vuole comandare comunque. Ma funziona così. Quindi i satanisti, da una parte, hanno una Bibbia che se te cambi il nome di Satana con il nome di Geova, è uguale alla Bibbia con l'altra. Non cambia assolutamente niente. La realtà duale, quando te comprendi, perché te hai fatto il TCT, comprendi quello che succede, comprendi
che sei stato fregato dal mondo, dal popolo, da chi comanda, perché chi comanda vuole mantenerti, Shiva e Vishnu, separati, perché solo se te sei separato, Shiva e Vishnu possono continuare a fare i cazzi che vogliono loro, perché divide e indra, la faccia unica, mentale e spirituale, hanno tre coscienze diverse che non sono consapevoli di sé e che quindi te puoi manipolare. Arriva l'alieno e ti prende perché la parte animica non capisce quello che sta succedendo, perché la parte spirituale solente a volte si allea con l'alieno. Questo giochino non si fa più quando le tre parti sono unificate, quando viene la coscienza unificata. Ecco perché io studiavo il DCT, perché avevo capito che se io riuscivo a trovare un sistema per riunificare queste parti, l'addotto non c'era più, nessuno veniva più sfruttato. Chi comanda? Comanda sempre perché ti ha voluto categorizzare. Te sei bianco, lui è nero. E invece c'è una perfetta sovrapposizione delle cose. Non è vero che ti sei bianco e lui è nero. Non è vero che ci sono esseri diversi. Ci sono esseri che hanno sovente una consapevolezza talmente diversa da apparire ai tuoi occhi erroneamente un'altra cosa. Ma sei sempre te. A specchio. Quindi poi alla fine si scopre che i poteri, qualsiasi tipo di potere, vuole mantenere lo stato di fatto e lo può mantenere solo mantenendo l'entropia bassa del sistema. E l'entropia come si mantiene? Lasciando le cose separate, perché l'entropia di due pallette unite è più alta dell'entropia di due pallette separate. E l'entropia è legata alla coscienza. Quindi se tu non capisci chi sei, te continui a delegare sempre un partito politico a votare per te, a comandare per te. No, te devi essere quello che decide di fare il suo partito, se stesso. Non ci sono idee di destra o di sinistra, ci sono idee. Ma te lo capisci solo quando hai fatto l'unificazione delle sfere, questa cosa qui. Ecco a cosa serve anche il DCT. Non tanto a fare quella cosa di minore importanza, a liberarsi dagli alieni, ma quella cosa di maggiore importanza, sapere chi sei. E nel cervello appare così. Quando avevamo una parte animica già, una parte animica che era venuta dall'altra parte, era venuta di qua. Le due coscienze, nelle ipnosi si vedeva bene, che mentre la parte animica blu ha un po' meno consapevolezza di sé, che pensa che Vishnu sia il suo padrone, che è il dio bianco barbuto, che viene in qualche modo a rendere calafiuola. E non è vero questo, non è vero, nel mito c'è scritto. Nella Pistis Sophia, che vuol dire sostanzialmente, Pistis Sophia vuol dire coscienza consapevole, la Pistis Sophia dice a Eva, che è l'anima blu, non a Zoe, che è l'anima gialla. C'è scritto tutto già nei testi antichi. A Eva dice, verranno gli arconti un giorno che ti costringeranno, falsi dei, che ti costringeranno a entrare nel corpo che loro hanno costruito, e la prima volta entra in questo corpo e lo brucia. E mi è scritto così. Allora gli arconti si incazzano e dicono: tu devi tornare dentro questo corpo perché noi ci dobbiamo utilizzare. La stessa cosa che succedeva con gli alieni, uguale. E la Pistis Sophia avvisa Eva e dice: avvisa gli arconti e dice: un giorno creerete un corpo in cui Eva entrerà e vi farà un mazzo caldo. È esattamente quello che sta succedendo. Nel mito ritroveremo il contenuto delle ipnosi regressive, totale. In quel contesto ci eravamo resi conto che c'era questa parte di anima gialla che veniva dall'altra parte, che non più consapevole, non si era voluta mettere. Io mi ricordo una volta feci una conferenza a Roma, lunga, 5 ore e mezzo, sulla PNL, e intitolai una parte della conferenza come trovare posto in macchina davanti al Colosseo a Roma. E feci fare una prova all'organizzatore della conferenza che trovò esattamente posto dove avevo deciso che avrei trovato. Questo magari la prossima volta. Noi siamo i creatori del nostro universo, prego. Prego. Però che secondo me non è una domanda difficile, secondo me devo avere una risposta. Secondo le sue previsioni, quando il raggiungimento di questo tempo, quindi questa coscienza, diciamo,
consapevole. Sì. Una data, non ha grande senso fare questa domanda. Per quale motivo? Perché ognuno dentro di sé la può fare in qualsiasi istante. Quindi il mio tempo è diverso dal tempo di qualcun altro. Perché io penso che chiaramente lei tutto quello che sta dicendo, io ho fatto video, senza conoscere la fisica, la matematica, sì. Io insomma non ricordo niente, però diciamo che io ho acquisito una coscienza che mi soddisfa, ma già da 20 anni, insomma. Poi, grazie a lei, insomma, era stata addormentata, no? Da alcune cose che mi sono capitate, quindi, non si tratta che mi hanno sbagliato il volante, ma prendo proprio la mia vita, no? Io sono ancora lì, sono uscito con una coscienza rafforzata, però io penso che nel suo studio manca qualcosa, ma non perché, cioè, è importantissimo il suo, cioè, ma ha cambiato un'altra linea, insomma, no? Io ho queste intuizioni, insomma, se voglio dire, cioè, vedete, ripeto, confrontarmi quello che lei dice, io lo sento dentro di me senza conoscere le forme. Sì, però visto che tu, io sono convinto, credo che sia così, che praticamente l'evoluzione si potrebbe avere, la potremmo vivere pure noi in questa nostra generazione. Cioè, non lo metto in dubbio. Lei e io e tutti quelli che stanno qua la potremmo vedere. Certo. Nel suo studio, ripeto, manca un settore che non è la fisica, non è la matematica, ci vuole altro. Io devo lavorare con una chiave di lettura che finché mi apre tutte le porte posso dire mangio, però questa chiave di lettura, poi nell'istante in cui non mi apre più una porta, allora posso dire che c'è qualche cosa che mi manca, certamente. Prego. Senta, quando lei dice con TCT noi dovremmo arrivare a capire realmente chi siamo, quindi ci facciamo la nostra realtà, quindi fa riferimento al fatto di programmare con la nostra mente la società, con l'unione. Sì, sostanzialmente. No, per chiarificare. Sì, sostanzialmente. Prego, c'era un altro signore con la mano, sa. Sì. Lei. Vedo una mano, si è molto alzato. Una domanda a parlare. Prego. Volevo sapere la differenza tra anima e spirito. Gliela dico. La differenza tra anima e spirito è legata a questo fatto. Dove c'è una grande confusione nel mito, ed è per questo che questa domanda viene fuori. Da un punto di vista vettoriale, spirito è fatto di due vettori. Uno, asse dell'energia, asse del tempo. Anima è fatta di due vettori, asse dell'energia, asse dello spazio. Quindi lo spirito non ha condizioni di comprendere quello che accade nello spazio, perché lo vede in modo generale come un unico evento, così come anima non vede il tempo, ma lo legge come un unico evento. Questa è la differenza da un punto di vista quantistico, se vogliamo dire così. Nel mondo del mito si tende a produrre l'idea che anima e spirito siano la stessa cosa. Ruach e Nefesh sono due cose differenti, no? E quando si cerca di tradurre questi due nomi, io credo che la traduzione giusta sia uno anima e l'altro spirito. Perché così tutto è chiaro. Ma si comprende anche perché, per esempio nel caso del mondo dei grappini, c'è difficoltà ad identificare questi due oggetti con una parte maschile e una parte femminile. Perché il mondo rabbinico, come il mondo di tutte le religioni, di tutti quelli che comandano, è un mondo maschile, dove esiste solo lo spirito, la parte animica non c'entra niente. E questa cosa è legata nel mito all'idea che
prima dell'alieno, ma quello che io definisco l'angelo del piano di sopra, che sostanzialmente è legato a un mondo del tutto maschilista, vuole che noi si rimanga con l'idea di una società maschilista, dove al massimo la femmina può copiare male l'uomo. Nel Triade Color Test questa cosa veniva fuori a grandi lettere. La parte spirituale, lo vediamo poi, la parte spirituale non si vuole far mettere i piedi sulla testa della femmina, sostanzialmente è così. E questo non deve essere visto erroneamente come il mondo dei maschi e il mondo delle femmine, perché si scopre che nella civiltà odierna, la nostra, le femmine sono maschi. Cioè, dentro di loro la parte maschile è più forte della parte femminile, che viene sempre schiacciata, sia nel maschio che nella femmina. Quindi non è una lotta apparente tra un maschio e una femmina, è una lotta apparente tra uno spirito e un'anima, dove la parte spirituale non vuole mollare il proprio ego, perché mollare il proprio ego, come dice Fromm, quando un maschio fa l'amore con una donna, o una donna fa l'amore con un uomo, la donna che fa, la donna, la femmina che fa l'amore con un maschio cerca nel maschio la sua parte maschile. Il maschio quando fa l'amore con una donna ha paura di perdere consapevolezza di sé. Eric Fromm, uguale la razionalità che ha paura di essere persa in quell'istante. Cioè, nel mito c'è scritto tutto, è incredibile questa cosa. Dire che l'anima è contenuta nello spirito, no, è errato. No, no, certo che no. No, no, magari. O che lo spirito sia contenuto nell'anima, diciamo che devono poi essere una cosa sola. Lo saranno quando abbiamo fatto il triangolo testo, oppure magari in un altro cammino esperienziale, però devono integrarsi. Ecco. Anima quindi vede tutto d'un botto. Anima vede il tempo tutto d'un botto, ma non lo spazio. Non ha l'asse del tempo, quindi vede il tempo in modo non locale. Quando io di ipnosi alla parte animica gli chiedo quanti contenitori hai avuto? Tanti quanti. Si può andare avanti così alla giornata. Allora ecco che ti devo dire, parlami del contenitore numero 27. In quell'istante l'onda diventa particella e lui mi dice: solo nell'antico Egitto sto facendo l'operaio specializzato nella costruzione della piramide. Se no, non lo vedi. E nell'istante in cui lui è lì e sta vivendo quella cosa lì, il suo zero, può intenderci, è andato nel passato, con presente con il presente, quindi in quell'istante quello è il suo presente. E quindi ha perso consapevolezza di tutti gli altri contenitori. Quindi, o vedi un contenitore solo alla volta, o sai che ne hai tantissimi ma non riesci a localizzare. Onda, particella. Lo spirito fa la stessa cosa nel tempo, nello spazio. E la mente fa la stessa cosa nel tempo. L'energia. Scusate, nell'energia. La mente ha un asse dello spazio e ha un asse del tempo. Non ha l'asse dell'energia. Quindi lui vive contemporaneamente in questo piano e in tutti i piani superiori. Piani superiori che sono dell'universo, quantizzati come i livelli energetici degli elettroni. Quando la coscienza si divide quantizzata, tum, 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 e questo è come un elastico, per cui si ha là, venendo da qui in giù, l'esperienza della divisione. Mano a mano che io mi polarizzo di più, l'ultimo livello, sono il settimo, il livello sopra, il sesto, è abitato dall'angelo del piano di sopra, quello che appare come angelo, quello che vuole salvare l'umanità dagli alieni, però non vuole salvare l'umanità da se stesso. Chi sono gli angeli del piano di sopra? Sempre noi, che però non hanno avuto il coraggio di scendere, non hanno avuto il coraggio di fare l'ultima esperienza. Quindi questo elastico si rompe solo nell'ultimo livello. Ah, nell'ultimo livello c'è la dualità, vera. Sopra c'è solo una polarizzazione che nel nostro semi-universo ha portato in qualche modo la parte spirituale a comandare di più.
E c'è un motivo geometrico perché questo accade. E il motivo geometrico è il fatto che l'anima gialla dalla parte di là è venuta di qua. E allora c'è uno spostamento del baricentro che ha prodotto questo tipo di situazione, sostanzialmente. Quindi, siamo noi, con la nostra mente, che andiamo a trovare l'angelo del piano di sopra. Ma l'angelo del piano di sopra qui non ci viene perché ha paura di fare l'esperienza della morte. Noi, se eravamo gli angeli del piano di sopra, che siamo scesi al piano di sotto perché abbiamo consapevolmente deciso di fare l'ultimo gradino, l'ultima esperienza, l'esperienza della morte. L'angelo del piano di sopra ha paura di morire, ha paura di fare l'esperienza della divisione, ha paura di soffrire, ha paura di fare tutte quelle cose che noi abbiamo deciso di poter fare. Prego. Prima hai citato Emma Brown, ti volevo chiedere, in effetti nel rapporto con una donna affettiva si fa l'amore solo con se stessi? No. Assolutamente, questa sarà la risultanza finale. Non c'è dubbio. Ci arrivo. Il signore laggiù si è agitato male. Se c'è un aumento di coscienza, quindi l'entropia sta diminuendo verso zero. Sta aumentando verso zero. Come mai sono tutti sotto un treno? Allora. E poi? Questa la so. Riusciremo comunque a realizzare il mondo felice o comunque io sarò frenato dal resto di questa società che sta andando a pezzi? Perché tutte le volte che faccio il PCT torna un militare l'alieno e succede un casino. Allora. Questa è più difficile. Allora, dunque, riusciremo a fare. L'entropia aumenta sempre, quindi noi sicuramente riusciremo a ottenere quello che dobbiamo ottenere, o che noi lo si voglia o che non lo si voglia. Non c'è niente da fare perché l'universo va in quella direzione. Il problema è solamente un problema temporale, cioè io se riesco a impegnarmi a comprendere e a capire questa cosa, il problema non mi si risolverà. Mi si risolverà senz'altro, solamente il tempo necessario che io mi prendo a comprendere, perché se io sono duro e non voglio capire, perché ci sono, il problema è nel non voler capire. Perché io posso capire, sì, devo fare il CD, devo unificare le forze, devo mettere l'anima agganciata a me, ma la parte animica, come vedremo poi, non c'ha voglia di fare questo, la parte spirituale non c'ha voglia, perché hanno frenato dentro di sé paura della separazione. Tutte le volte che io faccio il TCT, mettiamo che c'è l'addotto di mezzo, il TCT, dinamico flash, quindi devo fare fino in fondo. Se lo faccio veramente fino in fondo, l'alieno non ha più nessuna possibilità di venire. Non esiste. Quindi vuol dire che l'ho fatto male fino a un certo punto. O comunque ho cercato di unire le cose, ma poi le cose mi si sono riseparate, quindi non le avevo unificate bene. Perché questo accade? Perché dentro sto creando qualcosa che poi mi si specchia con il mondo esterno. Allora scopro che io, è vero, voglio che la mia non venga più, voglio questo, voglio quello, voglio quell'altro, voglio quest'altro, ma non riesco a separarmi da qualcosa. E quel qualcosa l'alieno lo sa che te non hai voglia di separarti da questo qualcosa, e quindi lui si sovrappone al tuo problema. Non ti sei separato da qui, dallo zio che ti ha diventato 5 anni e mezzo, non ti sei separato dall'idea che lui verrà un giorno a chiederti perdono, cosa che non succederà mai. Se non ti sei separato dal ricordo di una vita passata, sei ancora legato al passato. Non ti sei separato da lui che è il tuo violentatore, non ti puoi separare neanche da me, dice Lovus. E così è. In quell'istante che devi smettere di lavorare sul TCP per separare, per scacciare l'alieno, ma devi scacciare dentro di te quel aggancio che ti hai con il passato a cui sei rimasto ancora legato. Che se no non si risolve. Quindi sicuramente noi andiamo a fondo, non c'è problema. Il problema non può essere anche proprio che non ci sia l'anima nel contenitore. Dunque, risponderò a questa domanda dopo, perché è contemplato nel discorso questa cosa. C'è una cosa riguardante la sua parte tecnica. Nelle ipnosi che si ascoltate, c'è la linea di turno che attesta che l'anima che è presente è separata, disconnessa. Ovviamente, certo. Mezza linco, fatta apposta per loro possono agire. Certo. Esiste questa linea. Certo, se no non nulla, l'alieno non può entrare. Non è un'anima normale, sono proprio adattata. No, è così, assolutamente. Lei non sa che è stata modificata. Sì,
Modificare in che senso? Modificare perché non si accorge neanche che c'è l'alieno. No, no, non c'è un problema di modificazione, c'è un problema di consapevolezza. Cioè la parte animica, sostanzialmente vedremo poi, una parte animica bianca, che ha il colore bianco, ha quelle caratteristiche. Corrado, scusa. Quando si verifica un intercalare di blu e giallo, di giallo-blu, nell'effettuazione del TCC, nella visualizzazione della sfera di anima, a volte potrebbe accadere, è già accaduto, questo intercalare. Certo che è già accaduto. Giallo-giallo-blu. Certo. Che significa? Può significare due cose, va contestualizzata sempre la cosa. Può significare che la parte coscienziale sa esattamente che non esiste un'anima gialla e un'anima blu. Sa esattamente questo e sa esattamente che il colore giallo e blu glielo sto dando io perché ti sto dicendo da che parte dell'universo sto venendo, ma sostanzialmente la parte animica è sia gialla che blu contemporaneamente. Questa potrebbe essere una delle spiegazioni. L'altra spiegazione è che qualcosa sta interagendo con la parte blu facendola diventare gialla. Ma si può parlare di interferenza? No, se la parte, l'anima blu diventa gialla è un problema tipo psicologico. Lo vediamo poi con i grafici questa cosa. Allora, sostanzialmente questo è quello che succede. Quando noi uniamo le tre sfere, quello che si ha è il colore bianco. Quando uniamo le tre sfere con la parte animica gialla, quello che si ha è un colore gialletto sporco. Era esattamente quello che veniva fuori quando noi facevamo la simulazione con le persone. Sostanzialmente il nostro cervello sapeva esattamente come funziona un prisma, come funzionano i colori, somme e sottrazioni dei colori, anche senza aver studiato. Questo perché? Perché il nostro cervello, dice Koslin, funziona esattamente con le leggi della fisica. Quando te immagini una cosa, la immagini esattamente come se si comporterebbe, come se si comportasse nel mondo della realtà virtuale. Te prendi una palla di gomma, la lasci andare per terra, la immagini andare per terra e vedrai che la pallina rimbalza un certo numero di volte e questo è sempre più basso, no? Questo ti dice che ti stai usando esattamente le leggi della fisica del corpo elastico, anelastico, eccetera, eccetera. Perché se fosse una simulazione che te ti stai inventando, la pallina cadrebbe per terra nella tua testa e rimarrebbe per terra. Non avrebbe bisogno di rimbalzare. La tua testa sta creando un universo. Te non te ne accorgi, ma usi le leggi della fisica. Sei te il creatore dell'universo. Quindi quando unisci, metti i colori nel mezzo, nel tuo cervello sta esattamente succedendo quello che succederebbe in un laboratorio di fisica ottica. I colori vengono interpretati così. E qui c'è una cosa fondamentale. Quando te analizzi il tuo DCT, non quello degli altri, ognuno si faccia il suo, puoi vedere il colore delle tre componenti che hai, che vanno, come vedete nei computer funziona così, c'è uno spazio dei colori, che è un cubo, con dei vettori, che a seconda della posizione che questi vettori assumono, il colore va da un valore di 0 fino a 256. È una potenza di 2, 2 alla n. E con l'opportuno programmino, te ti guardi qual è il colore della tua anima, della tua mente, del tuo spirito, lo guardi e poi guardi quanto vettore è stato assorbito, perché tutto blu, magari no, è un po' meno blu. Allora sai esattamente di quanto meno blu sei e puoi fare una misura tecnica. Quindi non è qualcosa che ti stai inventando, è qualcosa che in tutte le parti del mondo è fatto così. Non è lasciato all'interpretazione di un qualsiasi signore. Il casino nasce da una cosa fondamentale che parla della fisica ottica. Allora, l'occhio umano è una ciofeca, cioè l'occhio umano non vede così bene come voi. Io poi lasciamo bene, ma insomma in generale il rosso, il blu e il verde non si vedono come si dovrebbero vedere, sono un po' spostati. Vedete, questo lungo l'asse X e l'asse Y sono coordinate e le coordinate del colore rosso, del green e del blu sono queste. Questo è il bianco che si trova più o meno qui, vedi questo come bianco qui, ma qui e qui non si vede niente, qui non si vede niente, come. Com'è la situazione? La situazione
è questa, il vero grafico è questo, il triangolone ideale, reale, quello della fisica. Noi purtroppo vediamo qui nel mezzo questa strana isola in tre dimensioni. Questo ci porta a fare un errore qui nel mezzo sul colore verde, perché tra il blu e il rosso nel mezzo c'è il giallo, non c'è il verde, ma il nostro occhio vede male e ci mette nel mezzo il verde. Questo produce una serie di problematiche che sono le stesse problematiche dell'orecchio per chi farà poi il test con i suoni. Questa è la zona in cui io sento le cose. Qui ci sono le frequenze e quindi volume. Se volume più forte, meno forte. Quando tu c'hai una frequenza bassa, non la senti. Alzi il volume, non senti una mazza lo stesso. C'hai una frequenza un pochino più alta, non senti niente. Alzi il volume, a un certo punto lo senti. Se lo alzi di più, non lo senti più. Quindi c'è un'isola in cui, a seconda del suono basso o del suono alto, un suono altissimo, ultrasuono, non lo sentirai mai, neanche se alzi il volume del tuo apparecchio a 1 miliardo. Ecco, funziona così. Tenete presente, il nostro cervello nella simulazione risente di quella cosa lì, auditivi, come noi fisicamente risentiamo dell'errore che facciamo sui colori, perché che non è un errore. Lo dico in un altro modo, il DCT si basa sui nostri sensi, quindi il verde per noi sta al centro e non ci sono cazzi. Ma questo ha un significato simbolico importante. Il significato simbolico è che, simbolico veramente, archetipale in qualche modo, è che la mente dovrebbe essere già la mente del verde. Che significato ha simbolico questo? È la mente-mente. Cioè, noi, una volta che ci accorgiamo di questo, ci dobbiamo chiedere perché è così. Perché noi siamo i creatori dell'universo? Perché non abbiamo creato un occhio fatto per Pelino che metteva il giallo dove doveva stare, nel mezzo? Per farci accorgere a un certo punto che c'era qualche cosa che non diceva la verità. E di quelli che non dicono la verità, è la mente che non dice la verità, ma non perché è cattivo, non perché è bugiardo, semplicemente perché ha una consapevolezza di sé talmente bassa che sa di essere giallo, ma lui ci compare verde. Quindi la parte mentale è l'anello debole della triade, è quello che ha coscienza 1, dove fai conto lo spirito avrebbe coscienza 2 e l'anima ha coscienza 3, il corpo ha coscienza 0. Se lo vogliamo dire coscienza, consapevolezza, sotto forma di vettori. Ecco che qui, nello spazio dei colori, ci appaiono le cose come devono essere, cioè, guarda qua, su un piatto bidimensionale, i colori sono così, vedete? Girano in questo modo. Quello che vedete, ovviamente, è che il blu e il giallo sono dalla parte opposta. Benissimo. Facciamo. Il ciano e il magenta sono la parte opposta. Il ciano e il rosso, scusate. Il verde e il magenta sono la parte opposta. E che questi però, se io capisco, sono in realtà l'estrapolazione di una situazione tridimensionale dove io qui ho lo stesso il mondo delle video, orientato in questo modo. Orientato così, ho girato di 90 gradi, non ha importanza, è sempre lo stesso. Se io ho un oggetto che potrebbe essere questo e lo giro così, è sempre lo stesso oggetto, sono io che l'ho girato, non cambia nulla, questo per dire. Quindi sostanzialmente vedete come sono messi i colori in qualche modo, non ci dobbiamo far confondere da quello che accade con altri grafici dove viene fuori un arancio che a noi non ci interessa, perché l'arancio non è un colore fondamentale, è la somma di due colori. Però vedete che in certi grafici, dove invece di avere un mondo cubico abbiamo un mondo a piramide triangolare,
decrete, no? Allora in quel contesto l'arancio obbligatoriamente sta dalla parte opposta del blu. Però noi dobbiamo utilizzare quelli che sono i colori veri. Allora, i colori veri sono quelli che io utilizzo fatti da un computer. E il computer mi dà questa situazione. Io l'ho rifatta a computer, per essere sicuro. Guardate come funzionano le cose. Le cose funzionano così. Quindi io ho il mondo dei colori, dove per esempio qui c'è il rosso e il blu. Sono due vettori. La somma di questi due vettori, vedete che fa il magenta. Bene, questo vuol dire che il verde è il contrario del magenta. Sapete cosa vuol dire? Che se io metto il rosso, il blu e il verde insieme, ottengo zero. Cioè il nessun colore. Porca puttana, ma qui c'è scritto bianco. Che cosa succederà quando noi metteremo le nostre sfere in mezzo, fai conto, una sfera blu, una sfera rossa e una sfera verde insieme? Bianca, la sfera bianca. Noi non vogliamo la sfera bianca, noi vogliamo la sfera trasparente. La fisica quantistica, la fisica dei vettori ci dice trasparente, ma lì c'è scritto bianco. Cerchiamo di capire questa cosa, perché poi la dobbiamo rifare nella testa. Se io ho tre colori, tre laser, uno verde, uno rosso e uno blu, e te li sparo nell'occhio, te vedrai una luce bianca. Ma se io prendo un laser verde, lo mescolo con un laser rosso, lo mescolo con un laser bianco, con un laser blu, in modo che le tre lunghezze d'onda si sommino e venga fuori una unica lunghezza d'onda, la somma di questa lunghezza d'onda è zero. Quindi se io faccio la somma dei colori vettorialmente prima, il rosso, il blu e il verde mi danno nessun colore. Se io faccio una somma di tre stimoli contemporanei, quello è rappresentato. Quando io quindi metterò oggi pomeriggio insieme le sfere e mi apparirà la sfera bianca, io ho messo solamente la sfera dello spazio, dello spirito, dell'anima e della mente nello stesso posto spazio-temporale, ma non le ho fuse insieme. Giro la testa e queste si risetteranno. Comunque, scusa, stiamo parlando di colori ottimali, RGB. Sì, 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 colori ottimali. In caso tutti che sono colori tutti diversi, cosa succede? Ci arriviamo! Ci arriveremo, certo, certo, certo. Beh, ma tutte le domande che vi siete posti voi, me le sono poste anch'io, no? Allora. Quindi dentro di noi vediamo il bianco, se li riusciamo a modificare e sono No, dentro di noi dobbiamo vedere il nessun colore, ok? Non una bolla di sapone, no? Nessun, niente. È scomparito tutto, praticamente. Esattamente. La stampa, ovviamente poi se avete voglia di leggere qua cosa è scritto, la parte numica gialla è la parte numica di Shiva, nell'istante in cui Shiva decide di fare quello che ha fatto Vishnu, cioè separare le cose e utilizzare dei corpi per strumentalizzare la parte animica. Shiva non vuole morire. Shiva vuol far fare l'esperienza della morte ad altri che avranno la parte animica di Shiva. Allora, la parte animica, una volta che ha fatto l'esperienza della morte, verrà ripresa da Shiva. Shiva la interrogerà: come la morte è così, così, così? Ah, grazie, mi basta come esperienza per sentito dire. Questo è quello che ha fatto Vishnu. L'anima gialla ha fatto un altro percorso, ha detto: io? No, a me te non mi pigli, e io scappo nell'altro universo. Nel fare questo ha lasciato Shiva con un palmo di naso, perché nell'istante senza parte animica l'altro universo non vive nella materia. Non può esistere la materia, gli mancano i vettori. Che cosa dice il mito? Nel mito c'è scritto: Shiva usa i corpi di Vishnu per entrare dentro di loro e per utilizzare la parte animica che una volta era mia, l'ipnosi. Lei è mia, dice Ringhio, l'alieno che viene da di là. Era mia. E ancora una volta, nell'ipnosi c'è questo problemino qua, della parte animica che è venuta di qua. Per
che ha capito che di là non era aria, e allora ecco perché la parte emica gialla di solito è quella che fa più domande, sostanzialmente, che in qualche modo ha capito di più, ma non ha le idee chiare, ma comunque molto di più di una parte blu che invece si è sostanzialmente temporalmente sottomessa. Come nasce questa cosa? Noi non è che siamo partiti dal CCT, noi siamo partiti dal comprendere che questi colori venivano fuori perché ci eravamo inventati una cosa che si chiamava SIMBAD, cioè sistema per liberarsi degli alieni definitivamente, dove facevamo una simulazione mentale. Questa simulazione mentale che ci eravamo inventati prevedeva di trovarsi in una stanza dove c'era uno studio televisivo, dove ci sarebbero state tre poltrone, e in queste tre poltrone io avrei dovuto immaginare, nella mia stanza mentale, mi dovevo costruire una strada nella testa. Rivolgermi alla telecamera e dire: allora, signore e signori, questa sera parleremo del mio problema. Per parlare del mio problema abbiamo invitato tre ospiti, cioè, pronto di essere uno di essi. Tre ospiti. La mia mente, il mio spirito e la mia anima, che prego di entrare e di sedersi. E vediamo cosa entrano. Perché si aprono le porte e entrano delle cose. Nella prima simulazione mentale ti stavi costruendo la tua simulazione mentale. Che cos'era questa cosa? Poi l'ho scoperto dopo, che sostanzialmente era una specie di psicodramma di Moreno. Moreno è uno psichiatra dell'Europa dell'Est che ha inventato una cosa simile, ma lo fa fare per esempio ai bambini o al teatro. Cioè, tu reciti, si fa con i bambini, ti racconto la storia di Napoleone. Napoleone è Enrichetta Blondet, il re di Francia, il cardinale Mazzarino, e ti racconto quello che è successo. Dopodiché, allora ragazzi, chi è che vuole fare il cardinale Mazzarino? Lo fai te. Chi vuole fare Napoleone, se è più piccolo? Faccio io Napoleone, più piccolo. Eccetera, eccetera. E fanno una recita su quello che hanno capito. Dopo 30 secondi ognuno recita se stesso. Loro non se ne rendono conto, eh? Questo è lo psicodramma di Moreno. Noi che cosa facevamo? Avevamo inventato un sistema per far recitare alle tre parti di te chi veramente sei. Succedeva di tutto lì dentro. E io mi rendevo conto che avevamo trovato il modo di fare una cosa fondamentale. Tu credi di essere una cosa sola. Ti faccio notare che sei tre cose. Dopodiché le rimetto insieme. Solo se ti ho smontato in tre pezzi, tu vedrai i tre pezzi. Come la coscienza non sa di essere in due fino a che non si divide in due. Dopodiché, quando la rimetto insieme, so che ero fatto di due pezzi. Come si insegna ai bambini piccoli il concetto di reversibilità? Sapete cos'è la reversibilità? Te prendi, a scuola elementare, secondo anno, un bicchiere d'acqua, sciogli lo zucchero dentro, mescoli, lo zucchero scompare. Il bambino dice che lo zucchero non c'è più. Metti il bicchiere sul termosifone, durante la notte l'acqua se ne va, ricompare lo zucchero. Il bambino dice che è un'altra cosa, che non è quella cosa che ci hai messo dentro, perché i suoi sensi lo hanno perso di vista. Allora il maestro poi gli fa l'esperimento e gli fa assaggiare l'acqua. E lui sente con la lingua che è l'acqua zuccherata. Si fa così. Allora, il processo di reversibilità, mescolare e separare. È acquisizione di consapevolezza. Se il bambino deve disegnare la terra, tutti insieme a disegnare sto cartellone, un casino della Madonna, la terra, per terra, la terra. Dopodiché si esce, si va in giardino. Non la terra, no, non la terra pianeta, non la terra pianeta, la terra per terra. Questa. Il suolo. Il suolo, sì, i sassi, le foglie, gli insetti, tutta quella roba che c'è dentro. Dopodiché si va fuori, si raccoglie un po' di questa terra e si entra dentro e si separa. Io dico separa, non dico separa, mi dispiace. Si separa e con opportuni sistemi
che possono essere le mani, le pizzette, un setaccio molecolare, un imbuto, un imbuto, vabbè. Dopodiché gli si dice al bambino ai bambini, disegnare un cartellone diviso in tante parti dove ci sono solo i sassi, solo la terra, solo le foglie, solo gli insetti, solo i sottoinsiemi. E il bambino disegna tutte queste cose. Dopodiché si prende tutto questo, si rimescola e si chiede al bambino di ridisegnare. Uno, due, tre, vedi il cammino sciamanico. E ti aspetteresti che il bambino disegni uguale al primo disegno. No, lo disegna diverso perché ne ha una consapevolezza diversa e lo vede in modo differente. Questo si fa nella ipnosi. Si prende il soggetto, lo si divide in anima, mente e spirito, è già diviso, ma lui non lo sa. E io a ogni parte animica gli faccio vedere gli altri due. Vedi che ci sono gli altri due. Come la mettiamo? Ma già, porca puttana, ci sono altri due. Li conosci? Sì. Ci parli con loro? No. Perché? Tanto non ascoltano. Ti dice così. Ma in quell'istante te hai preso consapevolezza che la terra è fatta di tante cose. Dopo, quando le riunisci insieme, la coscienza unificata non è più quella di prima, è un'altra cosa. Funzionava così. Però c'era il problema del io non sono visivo, non vedo niente, non sono capace, non do palle. Io avevo fatto questa cosa proprio per liberarmi della scuola di persone che mi chiedevano che mettimi sotto ipnosi così te mi fai il lavoro per me. No, te lo devi fare da solo l'avvitamento della lampadina. E allora io cercavo sempre di andare avanti, di trovare un sistema migliore che mi permettesse di mandare avanti le cose. Quindi avevamo inventato una cosa che si chiama una simulazione mentale flash, in cui sostanzialmente io dicevo a un signore di immaginarsi di volare nell'aria, di guardare sotto il mare, di vedere in alto il vento, quindi l'aria, di vedere il sole, guardate gli elementi, terra, aria, acqua, questi erano gli elementi fondamentali. A un certo punto nel volare te ti trovavi di fronte a uno specchio e così ti potevi specchiare. E specchiati nello specchio, lo specchio è un archetipo fondamentale, un archetipo tremendo, entravi dall'altra parte dello specchio e dall'altra parte c'era la tua anima che ti aspettava e che doveva parlare con te. Di là non c'era quell'altro, c'è solo la tua parte animica di là, perché solo lei c'ha i requisiti geometrici per stare in quella dimensione. Il diavolo non si specchia. Il diavolo non si specchia, infatti. Quello che succede, quindi a livello di situazione di TCT, a questo punto eravamo arrivati a una simulazione in cui non c'era più niente, non dovevi immaginare nulla, dovevi immaginare una stanza vuota, buia, circolare, in cui te non vedevi niente perché te, nella tua stanza, avevi spento la luce. Perché se la vuoi accendere, la riaccendi, ma sei te che comandi nella tua stanza. Oh, bene. E chiamavi la tua mente, la tua anima e il tuo spirito, che comparivano con una geometria precisa. Tu sei qui nel mezzo, la tua anima appare qui, la tua mente appare qui e il tuo spirito appare qui. Sempre che tu non sia un omicidio, se no è il contrario. Se questi oggetti si spostavano e anima veniva verso di te e spirito veniva verso di te, a un certo punto si separavano i ruoli, la parte animica passava di qua e la parte spirituale passava di qua. Sempre. Perché? Perché se le cose stanno così, è il tuo occhio sinistro che è collegato al lobo destro che vedrà la parte animica di qua. Perché la tua parte animica è legata all'emisfero destro, cioè alla parte femminile del sé. Analogosti è l'occhio destro che vedrà la parte spirituale, che è legata alla parte sinistra del cervello, la razionalità del maschile. Ma quando la tua percezione cambia e non è più visiva, ma sai che le due cose ci sono, allora le due cose prendono esattamente il posto di dove devono stare, una a destra e una a sinistra, e si scambiano. Questo per dire come funzionano le cose nel cervello, in modo del tutto archetipale. A quel punto le tre sfere
si analizzava di che colore era. E dopo averli analizzati, perché il colore vedremo come si fa ad analizzarlo, ma questo lo vediamo oggi pomeriggio, te capisci in 30 secondi qual è il tuo stato, se sei addotto, se non sei addotto, quale problema psicoanalitico hai, da dove viene fuori, eccetera. Il TCT è un'arma talmente potente che te, se, perché una volta lo facevamo da fuori, se te in qualche modo sei in grado di gestirlo, lo metti un soggetto in stato di ipnosi in 30 secondi. Nell'istante in cui sei lì dentro. Ed è un peccato che io queste cose non le faccia più perché le avevo imparate bene. Era divertente, perché si fa sperimentalmente si vede bene come te puoi gestire l'altro muovendolo proprio, facendo di fare quello che vuoi te, ma perché lo vuoi, tu glielo faccia questa cosa, perché tu gli stai facendo il favore, ma tu non lo devi fare perché il percorso deve fare lui. Allora, il modello, e dopodiché le tre sfere avrebbero dovuto comprendere la così consapevolezza che erano una cosa sola e riunificarsi. Questo era il TCT dinamico, dove le cose si muovevano, flash, perché accade in un quarto d'ora. In quel quarto d'ora il tuo problema veniva risolto, l'alieno scompariva, ma comparivano delle altre difficoltà, perché dopo ritornava qualcosa che non c'era. Allora si doveva capire perché i colori non rimanevano stabili. Perché tu quando vedevi questi colori sballati nel dinamico, chiedevi alla parte animica di modificare il suo colore. Parte animica magenta dice, ma scusa, ma non potevi essere blu. Qual era il tuo vero colore? Gli dovevi chiedere. E la parte animica dice blu. Poteva dire anche giallo. Di solito dice o blu o giallo, non ci sono altre possibilità. Come mai sei diventata blu? Quella volta lì, quando i miei genitori mi hanno chiuso nello sgabuzzino, io ho avuto paura e si scopre esattamente qual è il trauma che doveva essere rimosso. Nell'istante in cui tu rimuovi il trauma, utilizzando la tecnica classica della programmazione neurolinguistica, sostanzialmente sai che quel colore blu rimarrà blu. Il soggetto era quindi bloccato nel blu, nel verde e nel rosso. I colori erano giusti, te ti potevi accontentare di questo. Ma noi ci siamo resi conto che potevamo andare avanti. Solo quando l'unificazione delle tre sfere si raggiungeva, te ricordavi chi è, te ti apri gli occhi e sei un altro. E nei tre giorni successivi te vedi il mondo diverso, poi ne parliamo oggi pomeriggio. Quello che noi stavamo facendo era applicare quello che è il modello videonico, cioè le video, un universo fatto in cui tu sei il centro degli assi. Avete visto dove è la tua coscienza? Qui, così, no? Bene, questo modello è tempo, passato, futuro, spazio, avanti, dietro, energia, alto, basso. Quando tu ti incontri con un altro, quando tu scrivi, quando tu fai un disegno, quando tu muovi qualcosa, agisci sempre con questi parametri, sempre. L'unica chiave di lettura, infatti. Questa è la relazione con lo spazio-tempo e l'energia. Una persona normale, tra virgolette, cioè quello che appartiene alla maggioranza, l'altro giorno, e dice l'altro giorno, ma dice quando vado in banca, va così. Se sei mancino è il contrario, perché il tuo lobo destro è al posto del lobo sinistro e quindi questo prevede che l'asse temporale venga visto in modo completamente opposto. Quando te sei seduto di fronte a un conferenziere, sei annoiato, ti siedi indietro, come se volessi allontanarti dallo spazio, da questo qui, no? Invece, se sei interessato, vai avanti in questo modo, così, no? Scusi. Prego. Quindi uno per dire, se uno sta dentro proprio parlando percettivo, dice futuro a destra, sinistra passato, ma alcune volte può capire che se si vede una cosa dall'esterno, come aveva fatto vedere all'inizio, che il blu sta davanti e il giallo sta dietro. Allora come si spiegano le due cose? Solo per due differenti modalità di percezione? Due differenti modalità di percezione, che però devono essere uguali. Cioè, se io voglio vedere il blu da fuori, bisogna che io mi stacchi in qualche modo e che veda la cosa così. Ma io me ne accorgo, perché c'è un test che si chiama ET-Test, dove noi facciamo fare la simulazione di queste cose. E questo serve per curare, tra virgolette,
determinati disturbi, perché alcuni soggetti sono psicoticamente disassati, quindi questi assi hanno preso le direzioni più strane del mondo e si curano con una simulazione mentale facendo ritornare nella posizione giusta, risolvendo il trauma, se no dopo questi tornano così com'è. Quindi una delle ipotesi, per esempio, i derealizzati. Il derealizzato è uno che ogni tanto nella vita normale non sa più dov'è, non sa più chi è, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che i derealizzati hanno asse sostanzialmente dello spazio e del tempo a 90 gradi piegati. E questo abbiamo sempre capito alla fine era dovuto a un trauma che il soggetto aveva avuto da giovane. Superato il trauma, l'asse viene rimesso a posto. È un po' come un bambino autistico, io dico, no? L'autistico ha il problema di, invece di avere l'asse dell'energia in alto, ha l'asse dell'energia in questa direzione. Quindi quando vede un altro, vede la sua energia, non vede come essere umano, vivo. Allora che cosa fa con la testa? Cerca di vedere, perché intanto l'asse del visivo si è spostato in basso, di vedere come si vedrebbe, e fa così con la testa. Ma come sposta la testa, brain bending, gli si sposta tutto il sistema e lui non riesce mai ad avere la cognizione precisa di quello che ha davanti. Se tu hai bisogno di parlare con uno di questi soggetti, lo devi toccare da dietro, perché lui ha l'asse del cenestesico messo così, quindi è in questa direzione, da un punto di vista cenestesico, che tu puoi in qualche modo tentare di toccare lui. È un esempio, ovviamente, no? Poi, a me non è che devo lavorare con i bambini autistici. Si può agire su un bambino autistico, professore, glielo chiedo da insegnante. Si può agire, sì. Il bambino autistico si può agire, secondo il mio modestissimo punto di vista, perché il bambino autistico sente esattamente, percepisce tutto l'esterno, non è in grado di emettere i segnali giusti di comprensione, però il bambino autistico gli dici, fai così, 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 così e così, lui lo fa e se raddrizza gli assi. Ma su questo io farei così, non ho nessuna esperienza perché non me lo fanno fare. Cioè, facciamolo fare, facciamo un corso ai operatori sanitari, insegniamogli il metodo, facciamo la sperimentazione e vediamo cosa succede. Però non posso fare io, capito? Lo mandano in galera. Vabbè, ce l'ho io per lei in galera. Le porterò là. Guarda, ancora non ci sono andata, quindi può essere che qualcosa cambia. Possono farlo. Certo, 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 certo. Discostato. Certo. Allora, relazione con il maschile, il neutro e il femminile. Quello che poi sarà la relazione tra le due sfere, il maschile, il femminile e il neutro, teniamo presente questo, perché dobbiamo capire che nel mondo delle video, nel mondo dei colori, nel mondo degli spazi dei colori, la donna ha un trend di auditiva, il maschio ha un trend di visiva. E il cenestesico è un essere sostanzialmente che ha caratteristiche androgine, e cioè ha la caratteristica di essere più portato alla sensibilità tattile, al dorato, al palato, alla ruvidezza dei materiali e così via. Quindi già la difficoltà di una femmina e di un maschio, una tendenzialmente auditiva, l'altro tendenzialmente visivo, e per questo che il 75% degli esseri umani su questo pianeta è visivo, perché anche le femmine sostanzialmente, come dicevo prima, tendono ad avere una parte spirituale più sviluppata. È incredibile questa cosa qui. E quindi sostanzialmente ad essere visive. Mentre il 30% grosso modo è auditivo e con il 10-15% tende a essere cenestesico, grosso modo, eh. Quindi la relazione con il sistema VAK, lo vedremo, cioè visivo, auditivo, cenestesico, come si muovono gli occhi. Gli occhi si muovono in un certo modo e seguono esattamente le indicazioni degli assi. La relazione con il modello grafologico, descrivi in un certo modo perché in quel modo lì ti stai riproponendo la croce degli spazi di Pulser. È tutto uguale, relazione con il modello astrologico. Allora, c'è chi crede negli oroscopi, ma sono veri o sono falsi? Gli oroscopi sono legati al fatto che la tua consapevolezza prevede che ci siano dei pianeti che vengono a occupare degli spazi attorno a te.
tu inconsapevolmente leggi quella posizione nello stesso identico modo in cui uno sciamano butta le conchiglie per terra e guarda dove cascano. Siccome non lo sai, ma inconsapevolmente sei il fautore di dove sono cascate le cose che te poi stai analizzando. Quindi in realtà non hai bisogno di buttare le conchiglie per terra per guardare il futuro. Come non hai bisogno studiando i tarocchi. I tarocchi, il passato lo metti qua, il presente con le due carte lo metti qua e il futuro di solito con una carta lo metti qua. Stai esattamente mettendo le carte dei tarocchi per fare la divinazione del futuro, esattamente seguendo gli spazi di Pulfer, cioè questa roba qui. La relazione con il mito della struttura dell'universo, l'abbiamo visto, c'è una destra, c'è una sinistra, c'è un alto, un basso. La relazione con il programma della PNL, il comportamento, tu ti muovi nello stesso modo con cui si muove una croce del video. Sostanzialmente, se te ti trovi di fronte a un mancino e sei destro, chi passa per primo? Ecco, quello è l'istante in cui tu stai dando dei microsegnali con il corpo che quell'altro evidenzia nell'asse del tempo in modo opposto. Cioè, come stai dicendo, stai fermo te che mi muovo prima io, l'altro capisce il contrario. E ti muovete tu c'è a destra, tu c'è a sinistra. Stai tranquillo che quell'altro, se ti sei un dritto, lui è un macino. Funziona così. Sei in macchina ed entri in una rotonda. Lo vedi che quell'altro è entrato nella rotonda, ma lui non deve mettere la freccia. Come fai a sapere che non uscirà di qui o che farà il giro di qua? Non lo sai, ma vedi che lui sta facendo un micro movimento col collo e sta indicando esattamente dove sta andando con la sua vettura. Te non te ne rendi conto, ma questo è quello che ti salva la vita nelle rotonde. Perché quando te invece non te ne rendi conto e sei mancino e lui ha fatto un segno opposto, dice il tamponamento. Provate. Relazione con il modello della sessualità. Ovviamente la sessualità si rifà sull'aspetto auditivo, visivo, cinestesico, perché chiaramente la sessualità si rifà sul TCT. Come apparirà uno spirito che non si sente maschio, che si sente femmine, no? Nel TCT si vede. La cromodinamica quantistica. Puoi ragionare con i fotoni, con gli elettroni, esattamente come ragioneresti con le persone. Relazione con il modello del bioritmo. Ma il bioritmo sarà vero, sarà falso, lo vedremo. E vedremo perché non ci azzecca in alcuni momenti. Relazione con il modello degli spazi di Pulfer. Chiaramente quando ti scrivi una cosa o ti sposti o vai verso una direzione, stai seguendo il nostro sistema, la relazione con il modello del suono percepito. Il suono percepito viene da destra e viene da sinistra nel tuo TCT, lo devi sapere se il suono viene da destra o da sinistra. Nel sogno un suono veniva da sinistra, vuol dire che veniva dal passato. Ecco, ti aiuta a interpretare il sogno in quel modo lì. Tutto questo noi lo possiamo fare. Penso alla croce di spazi di Pulfer. Pulfer diceva, quando te scrivi in un certo modo, a secondo di come scrivi, se sei inclinato a destra o a sinistra, sei estroverso o introverso. Sostanzialmente quello che è questo. E infatti vediamo che il modello del nostro cervello, spazio-tempo, è questo qui. Allora, guardate com'è. Qui c'è il tempo, e qui c'è l'energia, e qui c'è lo spazio. Quando io scrivo piego la testa così e quindi l'asse dello spazio mi va verticalmente al foglio, è la rappresentazione di quanto io calco su quello che sto scrivendo. Grafologicamente parlando si dice che una persona che calca molto è uno che dice sempre la verità anche quando non gli viene richiesta, quindi non è tanto bene calcare tanto sul foglio, no? Quando te scrivi sul foglio e vedi il bambino a scuola che sui tre fogli sotto c'è ancora il segno di quello che hai scritto sul primo foglio, no? Non puoi fare il politico se calchi molto. Assolutamente. Allora, questo perché accade? Perché
l'asse dello spazio, quello che nello spazio ti permette di ascoltare e di venirti incontro o di stare distante, è quello che si rivela essere quello che poi si è verificato, si è girato di 90 gradi nella verticalità. Questo vuol dire che questo qui, questo asse qui, che prima era dritto così, che è l'asse dell'energia, è quello che ti fa fare questi sbalzi, in alto o in basso. È l'asse della mente, guarda caso, l'asse della mente che ti permette di capire se ti hai delle tante idee e le fai e le hai tante, le fai ne hai tante, oppure se solamente in alto di idee ce ne hai tante ma non le realizzi, per esempio. Oppure della realtà, della massa, dei soldi, della sessualità che si sviluppa sostanzialmente nella parte bassa, cioè che hai bisogno di andare in basso. È la stessa cosa che ti hai messo in questa posizione. Questo per dire, nella grafologia c'è lo stesso modello. Guardate nel tuo TCT come sono messe le sfere, se sono fortemente colorate, se sono sbiadite, se sono lontane, quello che vedremo. Che ti porti dietro il tuo Evideon e lo vedi così, davanti c'è il rosso, di qua c'è il blu, questa sera è una persona integrata con l'universo, cioè con quella parte dell'universo che ha quella geometria lì. Perché te potresti essere mancino, e allora se sei mancino, questo colore e questo colore sono spostati. Ma questo crea un problema. Non solo crea il problema che te il passato lo vedi qua e il futuro lo vedi là, ma crea un altro problema, che se le cose rimangono così, te non puoi stare in questo universo, perché hai creato l'immagine speculare di quella cosa lì, cioè sei un antifotone. Allora, per evitare questo, il mancino ha due possibilità compensative: fare un'altra variazione, o lungo l'asse dell'energia o lungo l'asse dello spazio. Quindi esistono due tipi di mancini sostanzialmente diversi, che per tentare di compensare la loro problematicità su un asse hanno dovuto realizzare anche una differenziazione su un altro asse. Per cui il mancino, a seconda di quale dei due tipi appartiene, ha un'analisi comportamentale completamente diversa. Un'analisi comportamentale completamente differente. Come ti riconosci? Facendo vedere questo test qui, facendo il test di ET, facendogli mettere i colori. Te dove metteresti il giallo? Te dove guardi? Dove secondo te è il futuro? Secondo te dove sta il caldo e il freddo? Il test funziona così. E lo vedi. Il sistema fa VHK. Quello che io usavo durante le interrogazioni, mi parli del benzene, se il soggetto metteva gli occhi nella parte sbagliata, in 3 secondi capivo che non aveva studiato. Va bene? Però lo tenevo alla lavagna 45 minuti perché lui si rendesse conto che non aveva studiato, perché la questione della consapevolezza passa attraverso l'esperienza. Sì, funziona così. Sempre che tu non sia mancino, perché allora come al solito le cose cambiano, quando te sei così e muovi gli occhi in alto, la PNL dice che sei prettamente visivo, quando li muovi in basso sei prettamente cinestesico e quando li tieni al centro sei prettamente auditivo. Quando sposti verso destra stai guardando nel passato, ascoltando nel passato, quando guardi verso sinistra, quando guardi verso destra ti stai inventando le cose. Quando verso l'alto completamente verso il basso completamente. C'è una domanda, sì. Gli ambidestri. Ah, gli ambidestri ti confondono la vita, perché l'ambidestro ha una caratteristica fondamentale. Bisogna mezza parte di cervello è destra, mezza parte di cervello è sinistra. Quindi te sei mancino di mano, di piede o di bacino? Quindi tanti anni fa scrissi un lavoro su questa cosa qua. Con il TCT si vede, ti complica la vita ovviamente, ti complica la vita, però con il TCT si vede questa cosa. E ovviamente ci sono dei test da fare, che sono test semplici, no? Che ti metti davanti a un muro, appoggiato, così davanti a un muro, e ti fai il test dietro e ti chiama Giuseppe e te li giri. Ma ti giri così o ti giri così? E ti frega, no? Allora, quando sali uno scalino, ci metti il piede destro o il piede sinistro davanti? C'è tutta una serie di test, è prevista anche questa cosa di anche se ovviamente ci complica la vita. Ma bisogna sapere che uno, per esempio, che è nato mancino, non può morire destro. Cioè, te potrai fare di tutto,
scrivere con la destra, suonare la chitarra con la destra, fare tutto, prendere la schiaffi, il bici rubato con la destra, ma nel TCP si vede che sei mancino, non c'è niente da fare. Sì, benissimo. Sì. Allora, guardate in realtà come deve essere vista, ma siamo in orario, come deve essere vista la cosa. Se questo è esattamente il sistema, te vedrai che il movimento degli occhi lo vedi su un piatto, è piano, cioè te non vedi le componenti visive perché escono dal foglio, però sai che un vettore, se è posto in questa direzione, ha una componente spaziale, una componente spaziale, una componente temporale e una componente energetica che la PNL fa fatica a vedere. Quindi quando te muovi gli occhi di là, la PNL ti dice visione ricordata, ti hai l'immagine di quella volta lì quando hai preso la hai messo due dita nella corrente, la scintilla, il dolore, e te lo ricordi l'immagine di quella volta lì già. Ma hai sentito anche il dolore, perché l'energia è così, quindi non solo sentire nel passato e vedere nel passato, ma anche sentire nel dolore, nella reazione. Chiaramente se te sposti questo vettore su un piano, perdi l'informazione dello spazio, c'hai solo l'informazione, tempo, energia. Ma questo vettore com'è piegato in qua? Come esce? Non lo sai. E allora per capire questo, guarda il soggetto come si muove quando dice questo, se mette le mani avanti o le mette indietro, perché in quel caso gli danno le informazioni sull'asse dello spazio. Quindi vedi come in realtà ci sono modi, il mondo del video ti permette di calcolare esattamente le cose che fai, che la PNL non è capace di fare. Fai conto, se io faccio così, la PNL dice che c'è un problema, non c'ho voglia di stare qui, no? Sono un po' agitato all'esame davanti al guai. No, un conto è fare così, un conto è fare così. Ora sai che se fai così non vuoi essere qui nello spazio, se fai così te ne volevi andare via nel tempo. È una sciocchezza, però ti dà un'informazione in più. È chiaro che così facendo, con il movimento, le sfere si muoveranno con questa tecnica. Le sfere, nel tuo TCT, hanno una loro consapevolezza e una loro coscienza, quindi fanno le cose che vogliono loro, non le cose che voi te, perché hanno tre coscienze e tre consapevolezze differenti. Quando sono separate, fanno i cavoli loro, te non riesci a metterle d'accordo. Solo quando tu diventi coscienza integrata, la tua coscienza integrata sei te. E quindi il movimento del corpo è fondamentale. Il bioritmo. Guardate questa cosa qui del bioritmo. La cosa del bioritmo. Questo è il video. Vedete che ci sono dei numeri. Quei numeri sono numeri che sono vettori, che sono stati calcolati, non vi dico come, magari lo leggete su uno dei lavori che abbiamo fatto. Però vedete che l'asse dell'energia, per esempio, è basato su 3, su 9, su 6, che sono tre vettori. Il vettore 3, che si chiama 3, che è lungo 3 e che va nella direzione numero 3. Il vettore 9, che è tre volte più grande del vettore 3, che si chiama 9, e che va nella direzione numero 9, si legge così. Quando ti calcoli il bioritmo, vedi che questi vettori, se ti applichi il teorema di Pitagora, per esempio, 3 al quadrato più 9 al quadrato più 6 al quadrato, e fai la radice quadrata, viene 11 e 25. Questo è un vettore che è la frequenza legata all'asse dell'energia. 11 e 25 diviso 270 diviso 11 e 25, 270 è un angolo, è l'angolo che la Luna fa girando sul suo asse e riproponendosi sulla stessa faccia, ed è l'angolo che viene utilizzato per calcolare il bioritmo. Bene, facendo queste cose per i tre assi viene fuori il numero 24, 33 e 28 precisi, che sono esattamente le frequenze con cui si muovono le tre cose di anima, mente e spirito, che il bioritmo chiama magari curva spirituale, curva emozionale, curva fisica, ma che in realtà sulla mentale e la spirituale è la linea, sostanzialmente, con una piccola differenza. Invece di 23,
la curva fisica di 24. Attenzione, perché questa è una cosa precisa, una cosa particolare, è uno dei punti in cui il bioritmo può sbagliare. Non solo sbaglia per questo, ma sbaglia anche perché chi ha inventato il bioritmo, che l'ha inventato su base statistica, quindi non è una cazzata, su base statistica, i grandi numeri ti dicono sempre la verità, è che non ha preso in considerazione di questo grafico, che ovviamente è verde, blu e rosso, perché inconsapevolmente, che a volte è giallo, c'è messo i colori che ci devi mettere, ovviamente. Non si prende in considerazione il fatto che la parte animica, a seconda che sia giallo o che sia blu, nasce in controfase. Quindi una parte animica blu nasce così, nello stesso istante la parte animica gialla nasce così. Quindi te alla fine avrai una serie di valori che a seconda che tu sei anima gialla o anima blu non tornano più con il ritmo classico. Ma nelle video non c'è scritto tutto, funziona tutto nel modo perfetto. Dobbiamo fare la pausa pranzo. Facciamo una pausa pranzo, sono 3 minuti. Siamo in orario comunque. Allora, guardate questa cosa qui e poi con questa diapositiva andiamo a fare la pausa. E la pipe che qualcuno è di te. Allora, vedete che questi sono sostanzialmente fotoni e antifotoni che io ho messo insieme, ho mescolato. A seconda di come li colleghi i fotoni, cioè per una pallina sola, per due palline, per tre palline, crei tutto l'universo delle particelle subatomiche. All'Large Hadron Collider non lo sanno, ma questo sistema lo puoi fare in 5 minuti, non spendendo 27 milioni di dollari tutte le volte che fai un esperimento. Lo sai solo la scrivania. E cosa scopri? Beh, per esempio scopri che questo qui potrebbe essere la rappresentazione di un elettrone. L'elettrone, se voi lo andate a vedere, è fatto di un fotone e di un antifotone. I colori sono quelli giusti, è un fotone e un antifotone. Le palline si mettono insieme sommando il colore di uno con l'anticolore dell'altro. Da questo punto di vista, un quark è quella cosa lì, un fotone, un antifotone e un altro fotone. Un gluone è questa cosa qui, a tre. Volete calcolare la simmetria di questi oggetti? È esattamente la stessa simmetria della quantistica cromodinamica. Volete calcolare lo spin? No, un spin è qualcosa di cui ho sempre sentito parlare ma non so che cos'è. Facile. Lo spin è il numero delle unità fotoniche che sta al denominatore, mentre al numeratore di questa frazione ci sta il numero delle unità. Esempio. Ci sono due unità fotoniche, quindi qualcosa diviso 2. Uno è un fotone, 1 diviso 2, 1/2. Uno è un antifotone, meno 1 diviso 2, meno 1/2. Sono esattamente i due numeri quantici di spin dell'elettrone, che è questa cosa qua. Il quark. Fotone, antifotone, fotone. Vogliamo calcolare lo spin? Viene esattamente più 2/3 meno 1/3. Sono tre unità, uno è un antifotone e gli altri due sono due fotoni. E funziona così, un gluone, 2 diviso 2, perché sono due fotoni, due antifotoni, 1. O quando c'è gli spin in gluone, 1. Questa, guarda questa cosa qui, questa è una cosa che è abbastanza instabile, perché l'unificazione di un fotone o di un antifotone o di due fotoni o di due antifotoni c'è un certo numero di probabilità, che sono le probabilità del colore. Sapete quante probabilità ci sono per mettere insieme una cosa così? 144. Sapete che cosa dice la New Age? Esistono 144 tipi di ologrammi. È qui. Allora te capisci che sei il creatore dell'universo, che c'hai una chiave di lettura per capire tutto il mondo. Con questa chiave di lettura oggi pomeriggio andiamo a capire come siamo fatti dentro guardandoci nel nostro cibo.